E buongiorno, ben arrivati a questo High Five del 4 luglio, buongiorno. Intanto comincio subito con, la, con i saluti, è il presentissimo Zelmawi, poi abbiamo un Alessandro un Andrea che si è abbonato per 37 mesi, butto lì questa cosa. Un buongiorno a Valentina. Un buongiorno a Lovem Sawyer e buongiorno a tutti quanti voi che siete arrivati anche a MagnaGatti99 Buongiorno a te, buongiorno a te Ehm, come state? Diciamo che io non mi sento particolarmente accaldato, dico questa cosa ma Voi non lo sapete ma mi sono preparato qua un ventilatore Al momento lo tengo spento perché A, potrebbe fare molto rumore nel microfono E B, ho paura che sventoli molto Facciamo subito questa prova, guardate se io lo accendessi Voi si Ecco, ovviamente dietro sventola assai. Ma soprattutto a voi dà fastidio il rumore, questa cosa? Fatemi sapere. Intanto, benvenuto Giochi in giro. Detto questo, abbiamo delle classifiche molto gustose. Devo dire, a giugno si è mosso un po' di roba, soprattutto sul fronte dei giochi da tavolo. Devo dirvi questo spoiler. Ma ho preparato una cosa interessante. Cioè, un carrello che a 14 titoli di dentro, in realtà sono un po' di più di 14, cioè mi piacerebbe dedicare un po' di spazio a titoli adatti a portarsi dietro per le vacanze, perché lo so che è un po' quello che avete in testa, ma cosa mi consiglia a portarmi dietro? Hai delle cosettine, quindi ho messo un po' di roba, ma che è un po' di ispirazione, cioè in realtà potrebbero essere esattamente quei titoli, ma Possiamo da lì svarionare. Mi piacerebbe un po' chiacchierare con voi di questa cosa. Quindi, bisogna essere come dei promemoria, mettiamolo così su vari generi che potete portarvi dietro. Sento il camioncino che ci fa sapere che Giallo India si è abbonato per 14 mesi. Wow, benissimo! E intanto, intanto benvenuta Jessica, che vedo anche lei appena appena arrivata. Molto bene, molto bene terminate le scuole immagino che sei un po' rilassata anche te ah, a proposito eh, chiedo scusa già a prima, a prima di iniziare a tutti quelli a cui che non riconosco dai vostri nickname in realtà mi capita poi che tramite instagram telegram insomma vari altri social network mi diciate delle cose io ricollego che eravate il nickname qua nella chat perdonate sono terribile su queste cose e, e quindi a volte non, non, non vi riconosco con il genere giusto così e cerco di fare il possibile quindi man mano che piano piano in Inizio a conoscervi, la, la cosa più facile per me, sapete cosa? È che ci vediamo dal vivo e mi dite io sono e mi dite quel nickname. Io a quel punto, invece che associare il vostro nome, cioè poi mi ricordo magari anche il vostro nome, però in realtà associo poi il vostro nome, il vostro nick, ed è più facile, tipo Alberto il Lupo, avendomi detto, sai che io sono Alberto il Lupo? Buon, perfetto. Poi il vantaggio è che il suo nick è Alberto, Cre credo che il suo nome vero sia Alberto. Cioè adesso mi viene il dubbio, cioè, magari lo chiamo Alberto, ma è Alberto il Lupo perché è Lupo Alberto, non lo so. Speriamo in bene. Eh, detto questo, ho già svarionato così prima ancora di iniziare. <ride> ecco, grazie mille, perfetto. Infatti, benvenuto a questo flash proprio perché ci siamo accordati su questa cosa. Allora. Dicevamo, la partenza, intanto ho cambiato un po' la posizione dei pulsanti, vediamo se sono più comodo o se farò dei grossissimi casini. Più che altro mi sono spostato distante, il pulsante termina la diretta, perché un paio di volte durante le live mi ah, sto quasi per schiacciarlo e mi blocco se lo sposto molto lontano da dove clicco di solito, è, è più facile, cioè sarebbe una soluzione molto comoda. Allora, pagina iniziale del nostro Dungeon Dice, ah, che... Abbiamo un abbonamento da sei mesi di Love Sawyer. Ottima scelta, ottima scelta, giusto per dare quella spinta fino al Natale. D'altra parte, è, è ottima questa cosa. Quindi arriviamo giusto giusto per il Natale. Allora, partiamo dai nostri consigli. Mi sono preparato qua tutte le varie cose fisiche. Partirei a sto giro. Facciamo giochi di ruolo che ce la le leviamo un po' veloce. Faccio questo spoiler, faccio questo spoiler. Perché? Perché nei giochi di ruolo, ok, il cinquantesimo anniversario di Dungeons and Dragons. Se già prima diciamo che Dungeons and Dragons non aveva rivali all'interno della nostra classifica? Adesso proprio più che mai, cioè, proprio è un'invasione, direi proprio, che è un'invasione sicuramente positiva, perché in realtà mette dentro un sacco di cose nuove. Che cosa troviamo dentro ai giochi di ruolo più venduti nel mese di giugno? Abbiamo in decima posizione L'ombra della regina dei draghi eh, per eh, diciamo Dungeons and Dragons, quindi una vera e propria ambientazio ambientazione, quinta edizione, quindi super compatibile con la quinta edizione ed ha al focus, come dice qua, sulla leggendaria guerra della lancia. Quindi avrete come cose in più il gioco di massa sul campo di battaglia, quindi ogni set di avventure vi dà un, un qualcosina in più e nel frattempo sento Enio83, che anche lui ha abbonato 29 mesi. Attenzione, partono tanti abbonamenti oggi. Molto bene, così prima della partenza delle vacanze attivate l'abbonamento che non si sa mai. Che così siete già bel belli carichi da questo punto di vista. Quindi, ogni avventura, cioè, que questo che cos'è? Cosa sono questi settini? Sono... Un'avventura che si svolge, in questo caso per personaggi di livello che vanno da 1 a 11. Ma oltre all'avventura, solitamente ci sono nuovi personaggi, nuove razze. Vi dà magari nuove classi adatte a giocare questo tipo di avventura e, soprattutto, vi dà delle nuove meccaniche in modo tale da poter sperimentare. Questo cosa vuol dire che potete tranquillamente decidere di giocarvi tutta l'ombra della regina dei draghi, ma potete anche prendere solo ispirazione, magari prendere solo un'atmosfera, uno degli scenari, uno dei nemici o anche solo una delle meccaniche che vi può piacere, come ad esempio il gioco di massa sul campo di battaglia. Ok, quindi pot potete tranquillamente decidere di prendere il pezzo che vi serve, è un'ispirazione. Se poi volete potete proprio giocare l'avventura completa. Perché vi dico se poi proprio volete perché comunque chiede una, una certa dose di impegno, so che degli amici per esempio stanno finendo ormai l'avventura di Strad e li ha preso qualcosa come una trentina di sessioni, quindi stanno giocando da diciamo un annetto a questo Strad, perché? Perché è un'avventura talmente vasta, talmente si può esplorare tutto, che loro si sono presi bene e hanno cominciato davvero a esplorare tutto, c'è la possibilità di andare in giro per i vari villaggi, cioè non necessariamente dovete per forza incontrare strada. Loro hanno detto, ah, sai cosa? Ci esploriamo davvero tutto quanto è stato preparato perché l'ambientazione è molto figa, ci piace molto, ci sentiamo molto coinvolti. Poi quando saremo super pompati andiamo da strada, diamo due schiaffi e abbiamo finito lì, ce lo usiamo proprio come chiusura della sessione. Da questo punto di vista spoilerò che il master comincia a averne fisso per i capelli di parlare di questa ambientazione più che altro perché è davvero... Cioè, deve poi avere tutto bene sott'occhio, ha tonnellate di appunti, in modo tale che tutto quello che è successo, gli incontri fatti, tutto torni in una cosa coerente. Quindi la sua sensazione è che tra un po' fa arrivare Strad e basta. Che dice Ah, cosa continuate a girare nelle mie terre? E devo fare un incontro da questo punto di vista, un po' così. Zelmaui dice: Quando dici tu, facciamo una giocata con noi che ti seguiamo. Qua, quando dici, tu, ci facciamo una giocata con noi che ti seguiamo? Ah, ah proprio una, ah, una giocata proprio di, di ruolo, dite? Eh, si potrebbe fare, ma tra l'altro. E mio dice che è già in vacanza, ok? Da questo punto di vista. In realtà vi potrei dire che un modo anche per giocare insieme potrebbe essere il 13 luglio. Non so se avete saputo del picnic ludico. Se avete impattato il mio video, qualche post che ho fatto su Instagram, Telegram, eccetera. Quindi, nel caso, il 13 luglio ci troviamo giornata intera a giocare, mangiare tranquillamente, siamo all'aria aperta. Quindi c'è anche possibilità proprio di, di inventarci qualcosa. Adesso non so se proprio possiamo fare una sessione di gioco di ruolo molto lunga, però. Boh, perché no? Cioè si potrebbe anche pensare di farci un tavolo, se ci organizziamo c'è un gruppo telegram apposta, possiamo metterci lì, se si vuole provare un tavolo vi provo a masterare, magari uno dei giochi di ruolo corti che mi sono tenuto a mente da dirvi per le vacanze, di quelli che si possono intavolare velocemente e tirar fuori. Quindi, se no, appunto, vediamo. Cioè, a me piacerebbe anche, ecco, allora vi chiedo questo. So che Alberto e Valentina, in realtà, anche loro sono interessati a provare una sessione di gioco di ruolo. Io gli ho detto, ma perché non lo facciamo direttamente in live su Twitch? Vi posso provare a masterare io e vediamo di fare una cosa. Prepariamo un'avventurina che sta in poco tempo e magari tiriamo fuori qualcosa. E. Oh, purtroppo devo prendere un aereo e ferie per farlo. Oh! Però vabbè, al limite facciamo questa giocata. Allora, online. Però un aereo, cioè per un aereo si potrebbe prendere. No, eh, capisco benissimo. La, la tempesta dei draghi, eh, l'isola de, dei draghi. Eh, vedi, vediamo, non lo so. Cioè, vediamo anche quale sistema di gioco utilizzare. Cioè, Dungeons and Dragons potrebbe essere un po' troppo. Come dire. Ehm... Grosso da poter gestire per chi non ha mai giocato, a meno di provare il set introduttivo, o una cosa ancora più basic che potrebbe essere eh, per l'Inpine Brook. Ecco, faccio che segnalarvelo. È eh, old school Essential, potrebbe essere: Sì, ma ci sono ancora sistemi: cioè, mi viene in mente ancora più facili da, da gestire Never the Midi Odds, per esempio, potrebbero essere. O eh, qualcosa come cyberpunk che è proprio solo su pamphlet, si tirano i dadi, basato su eh, i Power by the Apocalypse, per esempio, cioè, ci sono varie cose che, che secondo me si possono, più che altro che si vada a chiudere all'interno di una live da due, massimo tre ore, ecco, stavo pensando una cosa a quello. Vi segnalo, non so se lo sapete già, che proprio perché c'è il cinquantesimo anniversario, eccetera, stiamo parlando di Dungeons Dragons, c'è questo peril in... Che mi esce già nel caso, che è un'avventura super, super mega introduttiva gratuita di eh, Dungeons and Dragons. Quindi, se voi aprite i vostri link. Uh, se aprite il link trovate proprio un PDF intero, è in inglese, ve lo dico prima perché so che se no mi dite ah ma è in inglese, ve lo dico già subito io. È un PDF in inglese in cui però avete un'avventurina completa in cui vi guida passo passo per giocare a direi Dungeons and Dragons, ma cioè allora il sistema è Dungeons and Dragons però non è proprio così. Quindi c'è tutte le, eh, le istruzioni per il master, ma potete tranquillamente leggerle insieme. Cioè, potete leggere, sono 22 pagine totali, leggete insieme, state nelle due ore. Vi dà il testo in blu che sono le cose che dovete leggere perché, te, ai vostri avventurieri, vi dice questa prima scena, per esempio, dura esattamente 10 minuti. Quindi dite queste cose, fate questo, fate queste domande, bla bla bla, eccetera. Poi andate avanti, seconda scena, eh, altri 10 minuti. Avete un capitano call, eccetera. In fondo trovate già i personaggi prefatti così non vi spoilerò niente andiamo proprio in fondo alla faccenda salto indietro così opla quindi avete i vostri che so event on heart avete Gallantine, birkenburg ok Vedete che per chi conosce Dungeons and Dragons sono pochissime le statistiche che si usano, hanno dei bonus già scritti, quindi non hanno un valore e il bonus c'è già il bonus fatto, ci sono i modificatori degli attacchi e l'equipaggiamento. Super basic, potete fare delle cose, ma vi inse insegna un po' a gestire il tiro di dado, il rischio, fare cose. È praticamente impossibile morire, a meno che non giochiate veramente malissimo, ve la mettiate difficile da soli. Carina, in un'ora e mezza... Spiegate e giocate tutto quanto, segnatevi questa cosa del peril in Pinebrook, in Pinebrook. Peril in Pinebrook, tornando a noi. Allora, intanto mi dice Alberto, una zapata ventuosa a tutte e a tutti. Ciao, ti ho citato prima come persona che adesso riesco ad associare un volto al nickname, dicendo spero che si chiami Alberto perché magari Alberto è il lupo, ormai lo chiamo Alberto perché ho associato questo nick, ehm, però poi associo il nick e spero che il nome sia coincidente. Um, Elmerick dice, come mai non è proprio D&D? Il sistema di regole è semplificato? Sì tantissimo, cioè sostanzialmente si sì, tratta di avere quelle poche skill che vi ho fatto vedere e chiedere di lanciare il D20 per fare il tiro di dado, anche per gli attacchi si tira ovviamente per superare la classe armatura e poi si fanno i danni, basta, cioè non ci sono tutte le regole addizionali, eh, la destrezza, come faccio a arrampicarmi, cioè sostanzialmente se non avete quell'abilità tirate solo il D20 senza un modificatore e diciamo usate gli oggetti, usate le armi così com'è, cioè tutte le armi in qualche modo funzionano allo stesso modo il mago ha uno spell quindi può lanciare una specie di mini palline di fuoco che, che può aiutarsi così, diciamo qualcuno fa una piccola cosa in più però molto circoscritta, insomma anche dire che ruolate davvero è, è difficile dirlo, insomma i personaggi sono proprio poco abbozzati giusto per dar l'idea che uno ha la magia uno è un po' più capace di muoversi furtivamente, insomma queste sono un po' le cose, è proprio un po' per respirare più che altro l'ambientazione DD, ecco l'ambientazione si sente molto da questo punto di vista: c'è già un draghettino che entra in gioco, ci sono dei piccoli nemici, diciamo un piccolo enigma da risolvere, quindi avete incontro un po' guerresco, un, un incontro eh, un po' concettuale e poi. Chiamiamola così boss fight, non voglio spoilarvi troppo, c'è questa cosa qui. Molto contenuto, molto facile. Chiaramente, lo step successivo è il set introduttivo. Cioè, se provi a pensare che ti sto dicendo che è un po' meno del set introduttivo, come mole di regole, come mole di cose da sapere, è perché proprio anche non trovi la possibilità di fare cose molto più avanzate, poi. Eh, ci sono sistemi più semplici per chi inizia. Sì, sì, no, ma poi io per chi inizia, diciamo, nel corso che ho tenuto sul gioco di ruolo a Cuneo. Intanto mi metto un po' più grande, che va bene così. Ho utilizzato proprio anche i sistemi. Pre, pa, eh, totalmente narrativi come i per esempio, i è un sistema che chiede solo di narrare oppure qualcosa come The Quiet Ear che chiede sostanzialmente di essere un po' un comitato e decidere le cose insieme. Quindi per chi inizia, diciamo per fargli capire un po' cos'è il gioco di ruolo, eccetera, ci sono sicuramente sistemi più facili. Si può utilizzare qualcosa anche come Critical che troviamo adesso in classifica, come questo Critical qua. Potete utilizzare Nobi Nobi: cioè l'idea è far un po' respirare il gioco di ruolo. Con gli alunni a scuola per chiudere la scuola. Gli ho fatti giocare a Dread, per esempio. Anche lì non abbiamo sostanzialmente preparato i personaggi. Ho fatto giocare a ognuno un se stesso, mettiamolo così, e poi c'è il tutto il discorso di togliere dalla, dalla torre Genga. Quindi anche Dread lo trovo super comodo. Mm. Senza preparare i personaggi, senza troppa profondità, da quel punto di vista, però per chi non ha mai rulato, anche solo raccontare cosa vuoi fare, può starci benissimo. Così come ho usato con un'altra classe, Lost in the Fantasy World, studiato proprio per i ragazzini, anche lì è un sistema molto semplice. Scegli i tratti, il numero di tratti che metti in gioco, li sommi a un tiro di dado da 6, quindi per superare la prova super easy. Più ne metti, più è facile, poi allora ci dice Vale, ah buongiorno a tutti, ciao Vale, ben arrivata, eh, vi, ho, vi ho citato prima perché dobbiamo provare a fare questa ruolata in live, al limite facciamo una ruolata fra di noi prima per, per, per scioglierci un po' e poi ruoliamo in live, Alberto dice il lupo non mente mai, il nome è giusto, perfetto, eh, Elmerick dice capito, grazie mille per la spiegazione, eh, ah brava Zenmaui che ha fatto che dire questa cosa, ma vogliamo parlare del tuo sfondo, hai visto? Questa mia nuova libreria mistica, così ogni tanto uh, investo dei soldi a prendere sfondi nuovi per, uh, per il mio coso. Ho fatto degli esperimenti con il green screen, che in questo momento non posso proiettarvi perché, siccome avevo una maglia praticamente verde come il green screen, li ho fatti poi a petto nudo perché altrimenti ero trasparente. Quindi vi farei vedere delle foto che sono a petto nudo, non ve le faccio vedere. Non sono soddisfattissimo, perché dovrei studiare molto bene le luci, ma io qua ho la parete, qua, proprio qui, c'è cioè la parete della mansarda, quindi non riesco a mettere delle luci abbastanza forti davanti, lo so, il green screen non mi piace, faccio che prendere questi, che mi piacciono di più. Poi, bellissimo questo sfondo, eh, grazie, grazie molte, e buongiorno a Silvia, che è arrivata. Sì, sì, no, eh, l'ho visto, poi è un po' non ben definito, cioè, se notate, sono tutti un po', si capisce che sono libri, eccetera, ma è un po' sfumato, è come se fosse un po' mistico non so mi piaceva e poi mi piaceva l'idea che c'erano que queste finestre che sembra che hanno delle luci super luminose ma in realtà non sono luminose eh, non eri soddisfatto dello sfondo del fisico ma chiaramente del fisico chiaramente cioè lo sfondo veniva perfetto eh, il mio fisico invece cioè perché non sono super definiti gli addominali cioè si vedono solo gli addominali è tutto molto scolpito ma vorrei un po' più di definizione soprattutto qua questi muscoli qua sotto al collo. Non... Eh... <ride> Poi le classiche ruoli con questi sistemi. Da quanti alunni sono? Riesci a tirare la loro attenzione costantemente. Allora, eh, eravamo nella zona di ehm, recuperi. No, diciamo, l'ultima settimana di scuola. Quindi non già nei recuperi. però dove chi è sostanzialmente promosso e ha tantissime ore che può giocarsi, fa che stare a casa. Cioè Mm, è una regola non scritta: i ragazzi dicono: vabbè ho una settimana di scuola, ho tutte le materie sufficienti, mi faccio una settimana di assenze, e boh, questo è così come quelli che hanno tipo tutte le materie sufficienti. Di fatto sanno di essere bocciati e se ne stanno via. Quindi, diciamo che avevo classi da una decina di studenti. Ecco, tenevo insieme una decina di studenti. Con Dread ce la fai tranquillamente, perché anzi, con 10 studenti la torre va veloce. Quindi, stare più che altro attento a portare un'avventura a termine perché velocemente si muove. Con Lost in the Fantasy World. Uh, ho tagliato un po' la creazione dei personaggi, cioè, sostanzialmente a ognuno facevo io tiri di dado e gli dicevo le cose senza star lì tanto a scegliere, eccetera, per fare un po' più in fretta entrare subito nel vivo della, della cosa. E quindi sì, cioè è ovvio che è molto complesso perché appena vedi che qualcuno perde l'attenzione, devi ingaggiarlo. Cioè, non puoi fare il tipico giro, cioè dire, tu cosa fai, tu cosa fai, tu cosa fai? Cioè. Due iniziano a dire cose, il terzo si aggrappa, eccetera, poi dici, ma intanto voi, che state scivolando dalla duna di sabbia, cosa volete fare? Ok, e tu che sei rimasto lì, cioè, sei tu che devi ogni tanto saltare, anche negli incontri di combattimento, eh, facci in modo che ci sia solo azione e reazione, e che in qualche modo il nemico faccia cose anche agli altri di, di colpo. Questo è un po' quello che faccio. È chiaro che rimane... Il sistema di gioco funziona, cioè, questi sistemi di gioco li uso tutti, però, tutto molto abbozzato. e più anche per stimolare i ragazzi a imparare a raccontare, eccetera. Eh, scuole superiori, io insegno un professionale, quindi ho adolescenti sostanzialmente. Però lo trovo un grande mh, passo perché, cioè, contando che la loro, il loro approccio al giocare o al giocare di ruolo addirittura sia eh, pensa a te, perché si devono mettere un po' a nudo davanti agli altri. Dentro la loro testa e fare un po' i buffoni, farsi prendere in giro. Invece poi si mettono a giocare davvero e vengono a fare delle cose molto belle. Detto questo, torniamo al nostro high five. Prego, prego, no? Fatemi pure domande, sono molto contento. Quindi abbiamo parlato di Dragonlance. Dentro vi De... parliamo di DD, quindi vi dico anche che c'è il manuale del giocatore. Che secondo me è un ottimo acquisto sia per i giocatori ma anche per i master. Perché dentro avete davvero tutto l'approfondimento per studiare al meglio il background del vostro personaggio, per studiare al meglio la vostra classe, capire davvero come. Come giocare bene il personaggio o per tagliare su misura il personaggio su di voi o anche perché no scoprire che quel personaggio non è proprio quello che volete fare ma volete un qualcosa di leggermente diverso. Magari non sapete che c'è una determinata classe quindi col eh... Manuale del giocatore potete davvero avere davanti tutto quello che vi serve e giocare al meglio. In più potete anche aiutare i vostri compagni, dargli ispirazione, dire perché eh, non fai questa cosa? Tu potresti, in quanto ranger, avere un vantaggio in queste cose. Perché magari qualcuno non, non è al corrente, oppure magari vuol fare un qualcosa, non sa bene come fare, e voi avete tranquillamente quello. Aiuta anche il master. Cioè, se voi siete padroni della gestione dei personaggi. Il master non deve essere padrone anche della gestione dei personaggi, mettiamolo così. Perché già deve mettersi a posto bene con le regole, con il regolamento, tenere in piedi tutto, se gli togliete quella parte è meglio, così diventa tutto più scorrevole, si sta meno a sfogliare pagina avanti e indietro, perché altrimenti si rompe un po' il ritmo. Nella Gloria dei Giganti, altra super ambientazione barra avventura, dove qua ehm, avete invece Giganti a disposizione, ci sono cose interessanti come oggetti trasportati dai Giganti che quindi sono in scala. Eh, rispetto a voi avete nuo nuovi background e otto nuovi talenti per la magia runica. Ok, avete 30 oggetti magici e avete mappe dei covi, eh, tabelle di incontri, tesori, suggerimenti per interpretare giganti e poi un bestiario gigante. Quindi addirittura ci sono 79 mostri e creature mastodontiche. Quindi, perché no, pensare anche di fare un giro in una terra dove ci sono mostri come eh, i no, Ico, Scusate. Eh, Ah, com'è che si chiama? Shadow of the Colossus, per chi ha giocato il gioco io lo giocai sulla Playstation 2, sulla PlayStation 2 mi sembra 100.000 anni fa ed è uno dei giochi forse più belli che abbiamo mai giocato, questo Shadow of the Colossus dove scalate i colossi e dovete colpirli, eccetera, sicuramente di ispirazione. Adesso spero che la chat esploda tipo oh, Shadow of the Colossus, stupendo! E poi avevo giocato ICO subito dopo che è un po' il mood e quello, ma non ci sono quei colossi lì. Sempre Dungeons and Dragons, abbiamo poi in prima posizione e non poteva essere altrimenti il set introduttivo Draghi dell'isola delle tempeste. Che io ho qua è quello che mi sono preso sostanzialmente quindi eh, in realtà poi eh, a me capita spesso di ripartire da zero non so come dire perché in tanti mi dicono ah ma vorrei provare a giocare eccetera quindi mi servono sempre set base avventure base per vari sistemi di gioco o appunto tanti sistemi di gioco molto semplici recentemente sono riuscito a giocare una campagna media abbiamo giocato per 5 serate con i colleghi a 7C che è appunto un sistema comunque in qualche modo leggero, ma c'ha tante robe dentro, cioè quando giocate un po' si può davvero inserire tante cose, anche solo come funziona il duello, queste cose qua, eh, però appunto è molto raro. All'interno cosa trovate nel, nel settino? Un set di dadi poliedrici, che fanno sempre comodissimo, non è detto che qualcuno eh, ce li abbia, cioè giocatori di ruolo o giocatori da tavolo, in generale hanno sempre dadi a disposizione, però non è detto. E poi cosa avete? Avete il manualetto dell'avventura, manualetto fatto super bene, perché vi guida proprio dandovi le informazioni di quello che dovete sapere come informazioni sul passato, eccetera, della storia. Vi dà delle mappe su cui poter comunque ragionare e dare l'idea. Dopodiché avete le parti da leggere, quindi le parti in blu come quelle che vi ho fatto vedere. Leggete voi come master, li potete proprio leggere, così non dovete inventare una parafrasi, descrivere la descrizione è fatta qua, anche i vari incontri. Avete poi tutti i vari personaggi, come interpretarli. Diciamo, se incontrate tanti personaggi non giocanti, una variazione di come, come giocarli. Avete poi anche qua un'altra mappetina su cui muovervi. E ogni punto vedete che vi rimanda a una lettura diversa. Adesso non voglio neanche tenerlo troppo per non spoilerarvi. Vi mando una lettura diversa, dice vai a leggere questo paragrafetto, eccetera, vi dice cosa c'è, cosa succede, quali sono le prove da fare e nel caso quali sono le regole che ti servono. Dopodiché ci sono vari bivi, diciamo, avete la possibilità di fare i vari bivi fino ad arrivare al momento finale. Per il regolamento, avete il vostro regolamento che è super ridotto da questo punto di vista, ma già vi fa fare tante cose. Vi permette di capire il soffocamento, per esempio, il come cadere, eh, gestire la taglia delle creature, quali sono le, i tiri per colpire, okay, come usare le abilità speciali, come sfuggire una lotta, come afferrare, come spingere. Ok, potete già fare tante cose. Avete varie condizioni, come privo di sensi, paralizzato, prono, quindi non è un semplice vai, continua, raccontiamo, eccetera. Ma è già un cominciamo a strutturare la, la simulazione. E poi avete, altra cosa fondamentale per questa cosa introduttiva, le vostre schede personaggio già pronte. Quindi avete vari personaggi con le statistiche già scritte. Tutte le abilità già preparate. Ma soprattutto sul retro, tutto il background. Quindi, una cosa molto comoda potrebbe essere magari qualche giorno prima dare la scheda personaggi in modo che ogni persona si legga eh, il, eh, tutto il background, quello che c'è, Per dire c'è anche la parte rendere tuo questo personaggio. Quindi, qualcuno può anche fare un piccolo fine tuning in modo tale che il personaggio sia reso al meglio. Ma tale che poi perlomeno sulla gestione personaggi e su. Su cosa sono bravi, eccetera, sono già tutti ferrati. E avere un background, in realtà, spesso lo si salta, ma secondo me è una cosa molto importante perché vi permette, con il background, di operare meglio le scelte, cioè se dovete fare un qualcosa. Se voi avete come background che siete stati traditi, eccetera, è più facile che ruolerete qualcuno che cercherà di non essere tradito oppure che cercherà di non affezionarsi troppo alle persone. Senza quel background in realtà sta tutto a voi, dovete un po' decidere voi come fare. Può essere più difficile. Allora, eh, gioco in giro, mi dice, figo figo shadows, Elmeric, li ricordo grafiche molto evocativi, giochiamoci quick start. Eh, Quick start su uh, Aspetta, che cosa? Ah, forse 7C? Forse parlavamo di 7C. La quick start di 7C è carina, ti lascia proprio un po' però così. C'è cioè parte bello, c'è cioè una bella scena introduttiva. C'è una, una seconda scena che vi permette di prendere decisioni molto veloci, eh, vi permette di entrare, mena anche nel discorso della. diciamo, della. La, la parte drammati, drammatica, diciamo di intrighi di palazzo, eccetera, finisce un po' lì, cioè ma manca un po' quel finale, quindi è come se fosse un lancio per poi fare una campagna lunga, è il motivo per cui abbiamo fatto questa campagna media, perché abbiamo fatto questa cosa, ci è piaciuta, siamo salpati, a quel punto gli ho fatto fare l'avventura che è eh, la spada qualcosa, trovate le avventure appunto direttamente sul sito della Need Games. E poi da lì ho attaccato una specie di micro avventura, diciamo, in cui gli avventurieri sono andati avanti dopo aver recuperato la spada. Poi, torniamo a noi, altri titoli che abbiamo in questa classifica abbiamo i Green Oaks, di cui abbiamo già parlato nelle precedenti puntate, in realtà no, non escono di classifica, ma perché anche questi Deplian sostanzialmente non escono di classifica? Perché, perché costano un euro! E quindi quando uno si prende Green Ox, cosa vuoi? Non, non spendere un euro per prenderti il piccolo Deplian che è un'espansione o meglio, un'ambientazione in più? Due parole su GreenOx è un gioco di ruolo in cui interpreterete dei vecchi. Dei vecchi non normali, siete degli avventurieri vecchi. Quindi qualcuno che è stato magari un super soldato, oppure appunto, perché no? Un eroe eh, leggendario paladino, oppure, insomma. Immaginate che nella vostra gioventù siete stati davvero eroici, capaci davvero di imprese e gesta molto particolari e poi a un certo punto normalmente siete arrivati alla vecchiaia e quindi vi siete ritirati in casa di riposo con altri della vostra pasta. Le giornate scorrono tranquille tra una giocata a bocce e una partita a 3-7. Il sistema di gioco è basato appunto sulle carte della briscola, quindi si fanno estrazioni di carte da briscola in modo da renderlo ancora più evocativo. Ma succedono cose incredibili: tipo potrebbe esserci un grande antico che si risveglia nei vostri sotterranei, potete avere una eh, diciamo un nuovo ordine mondiale che prova a prendere il controllo partendo proprio dalla vostra cittadina, e quindi dovete sventare questi piani. Attenzione! Perché comunque siete anziani, quindi non dovete stressarvi troppo. e certo punto dovrete anche fare un riposino perché se non fate il riposino rischiate di andare in troppo stress e quindi farete una scenata, cioè la scenata è il momento epico in cui ma te non sai che ai miei tempi ci cioè, ha fatto una scenata talmente epica che tutte le vostre statistiche diventano una bomba, cioè fate proprio la super mossa però poi dovete andare a riposarvi cioè a quel punto qualcuno vi deve portare a letto, arriva l'infermiera perché poi avete esagerato con le cose eh, giochi in giro dice Green Ox è geniale allora sì, secondo me è un bel gioco. Mm, la prima volta, non so, mi dà l'impressione, cioè vi ha dato l'impressione più che l'impressione, la sensazione un po' la stessa di Ten Candles, cioè che la prima partita è top, cioè è spettacolare, bellissima. Dalla seconda, siccome si sa già cosa ci si aspetta, cosa può succedere, magari avete imparato anche a fare delle cose eh, sfruttando le meccaniche diventa un po' più serio, cioè si, si smorza un pelino, cioè rimane sempre top, genialata, E sicuramente con i vari villa in o il cyberpunk, potrebbero essere le due espansioni che vi danno un'ambientazione un po' più fuori di testa ancora, che, a cui magari non avete pensato, però cioè, sicuramente la prima partita è molto più top, anche Ten Candles, la prima partita uscite che avete il batticuore, la seconda partita... Eh un po' meno, cioè, a, a meno che non facciate il master, ecco, magari potreste, se avete fatto il giocatore, fare il master, in modo tale che sapete già che cosa succede, e a quel punto gestite almeno da un punto di vista diverso, perché da giocatore è sempre molto emozionante, sempre molto teso però sc scende un pochino, ok ehm, per quello che ho imparato in questi pochi mesi di GDR, molto lo fa il GM uh, no, cioè allora il... Ci sono responsabilità diverse, mettiamola così. Cioè, eh, in realtà la riuscita dell'avventura dipende da tutto il tavolo. Tutto il tavolo vuol dire non solo gruppo DM, gruppo giocatori, ma anche fra i giocatori deve funzionare. Cioè, se i giocatori raccontano solo a monosillabi le cose che fanno, chiaramente il DM ha meno ispirazione, ha meno modo di improvvisare. Ok, se tu dici, vabbè, attacco, tiro. Mm. Oh, ok, e io ti dico: Va bene, hai colpito, faccio tiro sei danni. Ok, rimane un po' lì. Se tu mi dici: Allora, basta, mi arrabbio. A questo punto estraggo la spada e gli dico: E adesso vedrai, diventerai uno spiedino su questa spada. Mi lancio a capofitto e provo a menare un fendente dall'alto verso il basso. Ok, meccanicamente non cambierà niente che tu dai un fendente dall'alto verso il basso. Perché gli dai una stoccata dritta. A meno che non state giocando a 7C, allora lì cambiano le cose. Ma è il momento del duello. però se tu mi racconti questo, quando il master dice l'hai colpito, ti dirà: Lui prova a pararsi con la sua chela, ok? Non ce la fa e il colpo che gli hai dato gli infligge un danno tale per cui la chela rotola per terra e la vedi fare ciacca, 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 per terra. Però tu gli hai dato un qualcosa su cui improvvisare contro questo uomo granchio, ok? Se dici solo attacco e colpisco, cioè. In che modo? Cioè, può essere anche che tu gli abbia lanciato un coltello da lancio? O, tipo che da lontano con la balestra hai sparato così? Quindi. Date qualcosa anche voi, se c'è un giocatore che per esempio si distoglie dall'avventura, cioè dice ah no io con loro non vado, vado al mercato e sta al mercato tutta la sessione, anche quello può togliere molta l'attenzione perché il DM è costretto a ogni tanto a tornare a questa cosa del mercato, magari a fargli creare delle cose apposta per invogliarlo a tornare con gli altri o a fare in modo che anche lui in qualche modo abbia dei tiri di dado, cioè che non sia solo girare per il mercato del paese però la responsabilità è anche sua, la responsabilità è anche dei giocatori che a un certo punto potrebbero dire provo con la telepatia a chiamare eh, il ragazzo che è lì è al mercato perché abbiamo bisogno di lui a tutti i costi, ci serve il suo mantello dell'invisibilità, dell che ne so, cioè a quel punto si aiuta un po' a tenere il ritmo, ci sono giochi in cui tenere il tener ritmo è fondamentale, eh, mi viene in mente un Quietus, per esempio, in cui dovete continuare a far crescere l'orrore. O mi viene in mente un qualcosa come appunto Cyberpunk, in cui deve sempre andare peggio. Cioè ogni cosa che fate deve mettere sempre più pressione. Non dovete lasciare sfiato o dread. Però appunto per creare tensione i giocatori devono fare qualcosa: cioè, se a dread dicono: Ah, ci chiudiamo in casa, boom, e aspettiamo lì. Ok, alle porte cominciano a grattare. Cosa volete fare? Stiamo fermi. Ok, i colpi si fanno più incessanti, la porta comincia a spaccarsi. Stiamo fermi, ci mettiamo, mettiamo un tavolo ribaltato in mezzo. Capite che poi tenere il ritmo è difficile. Quindi attenzione, cioè, il DM non è neanche tenuto davvero a creare tutta l'avventura. C'è il famoso libro che vi consiglio sempre del Dungeon Master Pigro che vi segnala cosa preparare di fondamentale per l'avventura, ma non tutto quanto. Però anche il world building può essere fatto nella sessione 0. C'è un'altra cosa molto importante è Ricordatevi che prima di iniziare a giocare voi potete dire che cosa vorrete nell'avventura, cioè vogliamo più horror, vogliamo più investigazione, vogliamo più intrighi di palazzo, vogliamo più botte, cioè dire già al master che cosa volete nell'avventura è una prima roba. Qual è il setting, cosa c'è nel mondo, cioè la magia, vogliamo che ci sia tanta magia, poca magia, vogliamo che noi siamo un po' dei poveracci che giriamo per strade sporche o vogliamo un'avventura ambientata nei palazzi super lussuosi? cioè anche il gruppo, secondo me, può aiutare molto il master. Già dandogli nella sessione 0 che cosa si vuole giocare o che cosa non si vuole giocare, aiuta. E poi nel corso della sessione guardatevi. Cioè, se qualcuno esce, magari segnalatelo al master. Qualcuno si sta un po' spegnendo. È un po' che non gioca. Dice, Guarda che lei è un po' che non gioca. Gli lancio eh, il tesoro. Che lo... Tienilo tu adesso. E allora il master dice: Ah, il mostro vede questo lancio e si lancia verso l'altra. La... Ok. Sono andato un po' lungo, ma credo di avervi dato un po' il mio parere. Noi abbiamo una druida così, che bisogna cavarle le robe di bocca. Un'agonia. A me passa la voglia di giocare. Esatto, però vedi che qua, cioè, il GM... È... Cioè, può fare cose, però eh, se non le si cavano le robe di bocca, cioè, l'unica chance è metterla al centro. Cioè, oppure... Lasciarla in disparte e, e, e basta, cioè, però è un po' brutto per lei. Cioè, lasciarla in disparte e basta può essere brutto per lei. Cioè, magari lei piace giocare con voi. Quindi, secondo me, vuol dire metterla al centro, trovare il modo di spostare la luce su di sé. Cioè, se in qualche modo voi, per qualche motivo, cadete tutti intrappolati, ok. Immaginate che siete contro un ragno che vi sorprende, voi tirate eh, un tiro salvezza, non ce la fate. Venite tutti intrappolati all'interno delle ragnatele. Tranne la druida, perché per qualche motivo lei era l'ultima della fila. E quindi il ragno ha visto entrare solo voi all'interno del suo covo. Ora deve fare qualcosa. Se non fa qualcosa, ci sarà un total party kill. Cioè, mh, metterla al centro può essere un'occasione. Oppure voi potete dire: Entra tu, c'è quest'antro, entraci tu. Non, non me la sento. Sei la druida, fai qualcosa. Ti consegno un mio oggetto in modo che ti aiuto. Torniamo a noi. Abbiamo un sistema semplicissimo, anzi due sistemi semplicissimi che sono Nobi Nobi e Critical. Anche questi due ve li straconsiglio per iniziare a giocare. Allora, Nobi Nobi vi aiuta a imparare ad inventare cose, cioè il sistema di gioco, ne abbiamo già parlato varie volte. Ci sono vari Nobi Nobi: thriller, noir, magia, spada, eccetera. Il sistema di gioco è molto semplice, cioè voi avete. La vostra scheda personaggio che dovete solo prendere, quindi semplicemente potete scegliere fronte e retro. Ci sono personaggi diversi, ma anche diversi. Vedete che questo è un mercenario e girato così, invece è una cacci cacciatrice oscura, quindi non so sono proprio diversi e hanno solo due statistiche: okay? forza e tecnica. E avete un'abilità sotto che vi dice quando potete usarla. Fine della scheda. Dopodiché, insieme. Pescate, cioè a turno si fa il master, quindi ogni turno c'è qualcuno che gestisce la scena, in modo anche da farvi capire qual è la responsabilità del master e quando siete master trovare il punto debole dei giocatori. Cioè dite: Mmm, cacchio, mentre dicevo questa cosa nessuno parlava. Provate quando siete dall'altra parte a dire, ah, forse è il momento che io parli perché lui si sta trovando nella mia stessa situazione, quindi farvi cambiare ruolo aiuta molto. Prendete una situazione dal mazzo, la leggete e fate risolvere la prova agli altri, che può essere una prova di narrazione, in quel caso il master decide se è superata o no, o una prova dove bisognerà semplicemente fare un lancio di dadi da 6. A seconda del vostro personaggio avete un modificatore e bisogna superare una certa soglia. Insieme bisogna raccontare come raccordare le scene una con l'altra. Le scene sono separate, ovviamente è un mazzo di carte, quindi non sono studiate come un'avventura. Quindi dovete raccordarle fra di loro, e, eh, e questo vi aiuta. E in più capirete anche che riuscire o non riuscire porta comunque avanti l'avventura. Riuscire vi darà un bonus luce, non riuscire un bonus ombra. E comunque è un bonus, semplicemente narrerete come il vostro personaggio sarà un po' più oscuro alla fine dell'avventura rispetto a un personaggio completamente positivo, ci sta un personaggio mezzo e mezzo, ma in ogni caso anche decidere sempre avete fallito la prova vi porta ad avere i power up per fare tutti insieme la prova finale. Oltre a questo, l'altro gioco che vi super consiglio invece, se volete approcciarvi ai giochi come sono appunto un Dungeons and Dragons, in sostanza, potrebbe essere... <ride> Le vedessi muove, sì, ho acceso il ventilatore e stavo un po' schiumando in questi giorni qua. Cioè, se volete un po' imparare principalmente a masterare o come giocatori cominciare a gestire un po' un sistema di regole, dico alla Dungeons Dragons perché ha le varie, i vari tiri caratteristica, le possibilità di gestire cosa fa ogni personaggio, avere un minimo di background e quindi eh, abilità sempre diverse, questa critica può fare al caso vostro, all'interno avete. Lo schermino del master è un sacco di props, quindi immagini che vi fanno vedere quali sono i mostri che state affrontando, oppure lo scenario in cui siete, quindi in fondo c'è un corridoio pieno di statue silenziose e c'è la carta con il corridoio pieno di statue silenziose, quindi aiuta i giocatori. I personaggi hanno un'immagine, sono su una scheda, hanno uno schermino su cui scrivere il nome, così è visibile a tutti, imparate ad usare anche un nome in game, in modo tale da separarvi dal giocatore, c'è un, un dado solo da tirare che può essere... Eh, Vari livelli di successo, o addirittura fallimento critico, potete spendere degli incrementi quando fallite le prove, vi danno un gettoncino incremento che potete spendere per usare un dado addizionale per le prove dopo. E ogni avventura di questa, diciamo, ogni sessione di questa avventura, che è lunga, dura esattamente 30 minuti, esattamente eh. State nei 30 minuti, intorno ai 30 minuti, è molto studiata. Dice, Master, digli quello, fagli fare questa prova, se loro dicono così fai questo, se dicono così fai quest'altro. Ovviamente molto indirizzata sui binari, i giocatori hanno poca possibilità di fare altro, ma anche per come è scritto, non verrà ai giocatori voglia di fare molto altro. Non c'è molta libertà da questo punto di vista, anche dal punto di vista regolistico, mettiamolo così, è super semplificato. Però vi porta un'avventura fino in fondo, è studiata molto bene. Ed è interessante per imparare a masterare un po' tutti, cioè potete anche decidere. Ogni avventura di masterarla uno diverso. Addirittura alle fiere. La Gran Pyper fa questa cosa genialissima: che chi vuole provarlo mastera. Quindi lo spiegatore sarà uno dei giocatori. Semplicemente dice. Toh! Gli mette mano il librettino e dice: Mastraci questa avventura e il librettino ti mette in grado ti fa capire che davvero alla prima volta che vedi il sistema di gioco e tutto fa quello ovviamente la parte di regole che potrebbe servire la dice il dimostratore però secondo me è un'idea molto molto intelligente spritz and spritz è molto estivo ben arrivato a Bordo ben arrivato allora abbiamo terminato il giro sui nostri giochi di ruolo giusto? Sono andato... abbiamo fatto una parlata oggi più che guardare bene la classifica ma dovrei aver detto tutto ah scusate c'è questo Eldritch Wood che ci siamo un attimo persi DMS in sostanza è una specie di super evoluzione di For Against Darkness quindi gioco di ruolo in solitario voi entrate in questo Eldritch Wood e avete una marea di personaggi cioè 36 personaggi con cui poter interagire e da cui vedere sotto prospettive diverse la stessa avventura quindi vi muoverete negli occhi dei vari personaggi saranno generati tutti gli incontri tutte le cose che potrete fare e rifanerete il mistero che c'è dietro a Eldritchwood quindi punta tantissimo sull'ambientazione, sulla storia ma voi come eh, giocatore avrete anche la possibilità appunto di fare delle prove e decidere la vostra sorte ci sono personaggi tratte da eh, altre leggende insomma che si aggireranno all'interno di Eldritchwood sicuramente super ehm, come dire, di, di medesimazione questo gioco di ruolo ok allora, come vi dicevo, vorrei tenere il carrello un po' verso la fine, ci facciamo la seconda classifica, bevo un attimo, ci facciamo la seconda classifica in modo tale che nel carrello ci sono poi consigli per le vacanze, o ne volete un po', ditemi voi. Super sete, bevete in questi momenti caldi, so che sembra un po' studio aperto, ma bevete, è fondamentale. C'è un anche alla fine, eh, domanda notizia su quando saranno le Nome nomi, nomi magia. Uh, non saprei dire. La, il consiglio che ti posso dare è se entri nel canale Telegram di Dungeon Dice. Puoi chiedere di, eh, direttamente e Emanuele dovrebbe saperti rispondere. Cioè, di solito sui restock, eccetera, è lui che ha le informazioni. Quindi ti consiglio di iscriverti al canale Telegram. Non so se è finito. Ecco, potrebbe essere esaurito, quindi magari c'è da fare una ristampa o cose simili. Ma non voglio dare informazioni che non conosco perfettamente. Devo essere sincero. Allora, passiamo quindi ai Libri Game. Midnight, il retaggio dell'oscurità. Oddio, vediamo subito. Midnight c'è il retaggio dell'oscurità. In rapido esaurimento, tra l'altro. No! Della Need Games, no... Ma ah, che bomba! Questa copertina. Eh sì, adesso mi hai fatto salire la scimmia. Oh mamma. La gente che combatte tipo dei... tipo non morti barra vampiri, boh, vedo le orecchie un po' a punta. Leggiamo subito cosa si dice qua. Dopo ve quasi vent'anni dopo che l'ambientazione di Midnight fu realizzata per la prima volta da Fantasy Flight, ecco Midnight il retaggio dell'oscurità. La terza edizione. Interpreterete il ruolo di coraggiosi eroi che lottano contro un male sovracchiante utilizzando un regolamento compatibile col sistema quinta edizione. Ok, quindi diciamo che è una sorta di avventura non avventura, mettiamola così, è eh, modificata una hack della quinta edizione. Ehm. Uh, 13 nuove opzioni razziali uniche tratte dall'ambientazione di Midnight un sistema di cammini eroici facili da usare per potenziare i vostri personaggi e fare dei veri e propri campioni degli oppressi e degli indifesi nuovi talenti e incantesimi concepiti per affrontare le sfide vi attendono nel Ereden una vasta guida alla ricca e dettagliata storia del mondo di Midnight e una schiera di profili di avversari di ogni livello di potere concepiti per sfidare i personaggi dal livello 1 al livello 20 372 pagine a colori porca miseria mi ha fatto scoprire una roba in incredibile. No, 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 mi documento. Facciamo così. Facciamo che mi documento. Allora, il trucco è che me lo metto nel carrello. Oppla, Così, è aggiunto al carrello. In modo che mi ricordo per la prossima puntata di documentarmi. E... Certo, 300 pagine per la hack. Cioè, una roba analoga a quella di Inferno, per esempio. Che è ristudiata su sulla quinta edizione. Però davvero... Deve essere una roba di setting, cioè probabilmente su 300 pagine la metà, 150, sono tutto di setting, ambientazione, eccetera. Grazie della segnalazione Silvia, non ti so essere più preciso, comunque sì, ti confermo che è compatibile con la quinta edizione, quindi sfrutta sicuramente quello e boh, l'ambientazione è questa roba qua, male soverchiante mi, mi documento, vi so dire qualcosa per la prossima volta. Quindi, libro game. Allora, posizione 10. Allora, Librigame c'è una specie di mh, predominio Dracomaca in questa classifica. Non so cosa è successo. <coughs> Tutti gli acquirenti hanno scoperto Dracomaca, che è cosa sicuramente buona e giusta, ma ha invaso questa nostra playlist. Allora, in decima posizione abbiamo questo Maremma che Zombies libricino, ne abbiamo parlato moltissime volte, è nato per eh, scherzo, per eh, quello che era, eh, diciamo, uno spin-off, cioè doveva essere un pesce d'aprile per il libro game Zombies, sempre di Leonardo Luci, è nato questo spin-off scritto in toscano, in fondo avete un vero e proprio eh, ma vocabolario di toscano, in modo da capire anche le frasi come sono scritte, e dovete sopravvivere in questa Orda di zombie nascente è particolare. C'è anche la, la cartolina con gli autori, vedete che sono zombificati. Devo sopravvivere in questa cosa: ci sono anche degli enigmi da portare a termine, in cui però non saprete bene se davvero sono zombie quelli che incontrate oppure semplicemente è una specie di. Bevuta troppo ardita, perché comunque il vostro personaggio protagonista ha bevuto moltissimo, quindi potrebbero essere anche solo delle persone moleste, cioè chiaramente sono zombie, però è scritto in maniera tale che vi possa rimanere il dubbio. Come dicevo, ci sono dei piccoli enigmi. È comunque un libro game, sappiate che è super irriverente, super cacciarone a tratti sul demenziale cioè, poi la storia ha comunque senso cioè rischiate di perdere, comunque ci sono degli zombie dovete fare attenzione e gli enigmi sono enigmi veri e propri, però chiaramente scanzonato, zombies il libro game quello vero e proprio invece è decisamente più vero, vi sembrerà davvero di vivere un apocalisse zombie in corso questo in posizione 9 invece c'è questo where is the wolf eccolo qua Libro game di eh, Antonio Costantini, davvero davvero molto forte dal punto di vista delle tematiche. Vi risvegliate con una maschera da lupo in faccia in un posto che non conoscete, una specie di laboratorio. Nelle orecchie vi vengono dettate delle regole, delle regole terribili che vi chiedono di sopravvivere e far fuori altri con la faccia da lupo che sono in giro lì per il posto che non conoscete. Se ce la fate eh, a essere l'unico sopravvissuto avrete salva la vita questo non comporta che uscirete da lì non lo so cioè questa è la cosa ovviamente vi chiede di fare delle scelte a livello etico molto molto forti vi chiederà di muovere in una sorta di piccolo labirinto che piano piano si evolverà eh, prendere decisioni fare alleanze o comunque evitare alleanze perché alla fine uno solo deve sopravvivere al termine dei tre giorni se non ce la farete tutti sarete uccisi quindi vi porta davvero a sentire questa pressione e a leggere anche cose abbastanza macabre, macabre e truculente quindi fate attenzione sicuramente molto molto interessante ma perché vi dico anche molto molto interessante perché contestualmente è uscito where is the lamb quindi sappiate che è fuori il seguito quindi il dopo questo where is the wolf dove sarete faccia a faccia quindi voi siete quello con la maschera da lupo, faccia a faccia con altre persone, ok, con la maschera da agnello. E qua le cose, ho già iniziato la lettura, vi posso dire queste cose, sono ancora più forti. Cioè sappiate che potreste anche fare cose decisamente eh, pesanti dal punto di vista etico, ma nonostante ciò non andare bene, cioè comunque potrebbe non essere la scelta giusta, non che dovete comportarvi bene in questo libro, anzi è ancora forse più difficile sopravvivere, però davvero vi mette ancora più a dura prova, è tutto molto più twisted, cioè cominciate a entrare a un livello superiore di questa organizzazione, possiamo dire che vi ha messo nei panni del lupo, mettiamola così, quindi eh, assolutamente è da leggere, cioè... La sensazione è che boh, possiate anche partire da questo, ma vi direi che assolutamente prima dovete leggere Where is the Wolf prima di buttarvi in Where is the Lamb. Però, cioè, contate che vi, vi leggo l'incipit di questo Where is the Lamb, cioè il pretesto: dice la mankind ti ha ibridato con DNA di lupo e il tuo istinto animale si sta risvegliando dopo essere uscito vincitore dalla caccia. Del primo libro è giunto il tempo di progredire nella tua evoluzione artificiale. Stavolta sarai solo contro il branco, un predatore braccato dalle sue stesse prede. Unica regola: sopravvivere. Quindi sappiate che questi sono due libri con eh, un contenuto molto forte e emozionale. In posizione 8 non ve lo posso mostrare, ma perché anche come vi dicevo non, non ho ancora informazioni, è questo gli ossessi sposi. Sembrerebbe una. Eh, trasposizione, diciamo una riscrittura okay? una rilettura, un what if dei classici promessi sposi quindi qua abbiamo Fosco e Lucilla che si dovranno sposare, quindi che fa un po' la, la, il, il verso ai nostri Renzo e Lucia c'è una pestilenza di, di fondo però attenzione perché ci sono gli araldi della peste che minacciano di inghiottire ogni individuo, quindi ci sono mh, forze nascoste, creature aberranti e eh, non saprei dirvi di più, perdonatemi, cioè da questo punto di vista non conosco ancora la storia del libro. Mm, ho tanto da leggere, ho ancora un qualcosina che mi porto dietro da Play, figuratevi, tanto che mi sono portato a casa da leggere tra giochi di ruolo e libri game. Appena smaltisco un attimo la coda, vi assicuro che mi metterò dietro agli ossessi sposi. Al momento non ho proprio spazio per leggere nulla, anche perché il gioco di ruolo non solo devo leggere, devo mettermi giù i miei appuntini per spiegare, mettere giù un'avventura, giocarla. Insomma, sono procedure molto lunghe. Recentemente ho fatto vedere che ho creato addirittura una Kanban board per gestire il coso delle recensioni minute, perché davvero sono arrivato a un momento in cui. Devo, devo capire anche per dare risposta agli editori su quanto ci posso mettere a parlare di una determinata cosa, che sia gioco, gioco di ruolo, eccetera. Eh, Sasha, mi si abbona per 22 mesi. Wow, 22 mesi! Molto, molto bene! Molto bene, grazie, grazie per l'abbonamento. Tornando alla nostra classifica, in posizione 7, abbiamo: Io sono Drake Dragoon, eccolo qua. Allora, qua. Avete un gioco da tavolo nascosto dentro un libro gay. Quindi avete delle navi che dovranno combattere una vera e propria battaglia navale su questa plancettina. E man mano che leggerete il libro game scoprirete come anche l'ambiente esterno interagirà contro di voi, ci sono appunto i vostri nemici che cercheranno di affondarvi e voi dovrete muovervi, prendere decisioni su come muovervi lungo il mare per poi lanciare gli attacchi contro gli altri. Quindi potrete cannoneggiare, potrete sfruttare magari le ondate che spostano una nave contro l'altra, insomma man mano che rileggerete questo libro capirete sempre più come il mare va gestito, come va eh, come un vero lupo di mare e uscirne i vincitori prima che finisca il tempo. Avrete la possibilità di avere degli aiuti, potrete collaborare con qualcuno, scoprire un po' di background, insomma c'è un, un libro game che si svolge per insegnarvi a essere un po' di mare, ma sostanzialmente avrete il vostro eh, schemino di gioco e gli attacchi in queste pagine. Non riesco a trovarli più, Guardate, li ho persi, eccoli qua. I canoneggiamenti che tra l'altro si tengono utilizzati da una lettura all'altra. Quindi se avete utilizzato uno schema di canoneggiamento in una lettura, finché non li terminate tutti non potrete riutilizzarla. Quindi tra le varie letture sono concatenate fra di loro. Molto carino questo Dragon Dragon. Potrebbe essere un'idea per le vacanze. Sotto l'ombrellone provare un po' di avventure e canoneggiamenti vari. Questo potrebbe essere un buon consiglio. Si devono portare dietro i dadi da mettere sulla plancettina, però niente che non sia facilmente trasportabile. Insomma. Abbiamo un'intromissione Geton Games, ma come si permette Geton Games di entrare nella classifica Draco Sostanzialmente dei libri game? E sono Mactum volume 2 e l'antologia creature. Allora, invece di Mactum volume 2 vi faccio vedere Mactum volume 1 e 2, divento di nuovo grande. Ovvero sia una biologia, Ecco. L'altra volta non mi ricordavo come... cioè non mi ricordavo, non so come si dice quando invece che una trilogia sono solo due i volumi, non so se qualcuno di voi mi sa aiutare stavolta, comunque vabbè, sono uh, due volumi che raccontano la storia, la vostra storia, vi risvegliate in una camera che non riconoscete, in una sorta di laboratorio, boh, base spaziale, astronave, non lo so in cui però scoprite che ci sono anche altre persone che non sanno bene come sono finite lì. La cosa bella è che nessuno di voi ha memoria di ciò che era prima di questo risveglio, non avete proprio nessun tipo di ricordo, ma man mano scoprirete che avete delle capacità super speciali, sapete fare delle cose che non vi aspettavate, magari conoscete delle lingue, magari conoscete perfettamente la programmazione dei computer, siete degli atleti formidabili, abili con le armi e piano piano comincerete ad girarvi per questa nave, chiamiamola così. Piano piano comincerete ad essere messi a dura prova dalla nave e dalle difese che sono messe in atto, potrete stringere legami anche di tipo amoroso da questo punto di vista con gli altri membri del vostro gruppo, chiamiamolo così, per cercare di scappare da questo posto. Attenzione perché in, in, di colpo arrivano delle scene super truculente, cioè parte in qualche modo di tensione, investigazione, poi c'è una scena d'azione, qualcuno potrebbe anche rimetterci la pelle, comincio a dirvelo prima, in modo tale che vi prepariate psicologicamente, e poi si arriva a uscire, si arriva a uscire, e quindi entra in scena la fuga, siete fuori, quindi state vedendo questo mondo, con questi pianeti nel cielo, quindi non siete sulla terra, eravate quindi in una base, si suppone, dovete non solo scappare, tra l'altro non sapendo da dove partite non è facile scappare, ma cercherete anche di capire che cosa effettivamente vi è successo. Sono due volumi molto molto intriganti con un sacco di illustrazioni fatte dall'autore Bigio stesso, quindi che ha proprio anche disegnato i, le varie immagini a tutta pagina. Aspettate che ve ne trovo qualcun'altra, così volevo farvela vedere. Adesso ovviamente non, non me ne riesco a far capire neanche una. Sotto, eccolo qua. Ok, quindi ha disegnato lui direttamente tutte le varie eh, immagini e quindi ha fatto un lavoro molto di concerto, insomma, sicuramente ha rappresentato quello che aveva nella testa e l'ha dovuto trasmetterlo e sono un'avventura molto molto intrigante, molto più complessa di quello che potrebbe apparire in superficie, mettiamola così. Mentre parlando di creature, anche qua vi faccio vedere due antologie e se riesco a non riesco a prenderle, ragazzi sono in difficoltà. Ecco qua. Le due antologie. Che cosa sono le antologie? Allora, ci sono stati per due anni consecutivi i concorsi Corti in gioco e vi segnalo che è stata fatta proprio settimana scorsa la live per lanciare la terza edizione di Corti in gioco. Quindi c'è il bando aperto, proprio qua lanciato da Geton Games Guardate bene le linee guida perché potreste essere pubblicati nelle antologie successive e vincere anche l'ambito premio. Cosa sono i corti? Scrivete dei libri game che siano in pochissime pagine, in pochissime battute. Nonostante ciò, devono avere un gameplay, un modo di giocare, che non è necessariamente solamente coi bivi. Potete introdurre eh, meccaniche di scelta, di, di diario, di disegno, quello che volete, potete sbizzarrirvi. La tematica che è stata lanciata per quest'anno è la, diciamo, la terra dopo che gli umani hanno distrutto l'ecosistema ambientale. Ve la racconto così, ok? Per darvi un'idea. Potete sicuramente raccontare che cosa è successo prima, nel durante, il dopo, cercare di eh, esplorare quali sono le, le conseguenze di, di questa cosa. L'importante è che sia molto eh, presente il fatto che l'essere umano ha portato alla distruzione la terra. In questo caso avete Controvento, che è quella dell'anno scorso, che parla dei racconti gioco del, che parlano di... Diversità, questo era il tema che legava tutti i vari racconti, mentre creature era proprio il tema creatura, quindi ci deve essere un qualcosa di particolare. Dentro trovate generi. di tutto un po'. Avete dal fantasy al realistico qualcosa di accuratamente storico, meccaniche di gioco pazze, alcune molto più sperimentali, qualcosa che invece vi chiede di risolvere enigmi. Insomma, davvero gli autori si sono sbizzarriti, sono un, un, un sacco di tematiche. Vi invito sicuramente alla lettura, più che altro perché potrebbe essere il modo per decidere qual è il mondo di libro game che potreste voler esplorare di più, cioè se la parte ludica è un po' più preponderante, se volete invece... Guardare più all'avventura, se vi piace più un qualcosa ambientato nel fantasy, più nel realistico. Siete degli animali, in alcune casi siete animali. Insomma, davvero potrebbe essere un'ottima idea per iniziare. Se non avete mai iniziato, potreste iniziare da questo. Anche perché la lettura poi è corta, quindi non avete la sensazione, magari di aver letto per 5-6 giorni e poi arrivate al finale negativo. Qua la peggio avete letto qualche minuto, insomma, potete ricominciare velocemente. Ogni lettura vi potrebbe prendere al più una ventina di minuti, una mezz'ora, via mettiamola così, quindi tenete a mente queste due antologie, creature e controvento credo che se torniamo nel nostro desktop ecco qua, ah il controvento era in posizione 2, quindi abbiamo creature in posizione 5 controvento in posizione 2 e poi a posizione 4, 3 e 1 ci sono gli Sherlock Holmes. allora che cosa sono questi Sherlock Holmes? sono questi tre Blocchettini, peraltro, se siete stati molto attenti, proprio ieri è uscita la mia minuta degli share block, quindi potete andarla a rivedere sul mio canale recensioni minute, così eh, vi approfondisco bene le tematiche. Allora, avete il blocchettino in mano, in questo modo, quindi facilissimo da sfogliare. Se dovete fare un viaggio, treno, aereo, questa potrebbe essere l'idea. E lo sfogliate dalla prima pagina. Iniziate, in fondo ci sono i vari bivi che vi dicono vai a pagina X, vai a pagina Y. Quello che succede è che a un certo punto ci sono delle pagine wow, quindi con tipo dei tagli, non vi faccio vedere di più, per risolvere degli enigmi. A un certo punto potreste essere invitati dal blocchetto con una scritta rossa, come in questo caso, a dire vuoi continuare l'avventura così oppure vuoi girare, perché se io giro il blocchetto, ta -ta, le pagine diventano rosa da gialle e nel caso, questo siamo lo scandalo in Boemia, direi, se c'è Irene Adler, Lotto. da Sherlock Holmes, che stavate leggendo l'avventura con gli occhi di Sherlock Holmes, iniziate a leggerla con gli occhi di Irene Adler e quindi anche qua partono bivi, partono cose in cui rivedrete cose che che leggevate da Sherlock, però con gli occhi di Sherlock, adesso li leggete come se fosse Irene, quindi cominciate a vedere da un altro punto di vista. E piano piano dipanate la matassa. Scoprirete che questo scandalo in Boemia, una fotografia con una o più fotografie compromettenti con il re di Boemia, insomma, da recuperare non è così facile. C'è in ballo qualcosa di più e dovete portare a termine sostanzialmente l'avventura di Sherlock e di Irene. Cosa intrigante è che, come per il caso Victoria Cake, che era il primo caso. C'è una sorta di terza avventura, di terzo finale, slegato dalle cose, che potrebbe sorprendervi. Se trovate il perfect path, arriverete a questo terzo finale. Analogamente, lo spettro di Londra si gioca in maniera del tutto uguale, ma potrete interpretare da un lato sarete eh, Watson, ok? Quindi con il lato verde siete Watson, dall'altro lato ovviamente sarete il mitico Sherlock Holmes. Anche in questo caso ci sono le pagine wow con i vostri fori e cose per risolvere enigmi. Diciamo, se questo vedete un'avventura da due punti di vista diversi, come se fossero due avventure, poi invece dovete coordinarvi, cioè dovete inseguire questo spettro che si aggira per le strade di Londra, facendo in modo che Watson e Sherlock... Collaborino, cioè, mentre Watson indaga da qualche parte, Sherlock deve andare dall'altra. Poi cominciare a rincorrerlo, a girarlo. Addirittura ci sono degli enigmi, ci sono vari enigmi sparsi in questo librettino. Che potete risolvere solamente in concerto. Quindi, avendo le informazioni di uno e dell'altro, con entrambe le informazioni insieme potrete risolvere l'enigma. Altrimenti, appunto, non ce la potrete fare. Quindi dovete coordinarvi molto bene, capire quando fare lo switch da una parte all'altra, da portare avanti un pezzo l'altro e cercare di risolvere questo. Sono super portabili, super leggibili. Diciamo che ehm, questo Victoria Cake è stato il primo a essere edito. Io lo considero un po' un esperimento, cioè carino, piacevole da leggere, pochissime pagine, cioè rispetto agli altri, faccio vedere in proporzione i tre come sono, vedete? Ok, quindi Victoria Cake è quello un po' più piccolino, però quasi sperimentale, cioè quasi è stato un esperimento, ha funzionato e quindi sono molto contento che adesso siano usciti questi di Matteo Zaggia e Alberto Orsini che sono due veri e propri libri game in questo formato particolare che giustifica il formato ecco ci tengo a dire che non è. se fosse stato messo in libro game non sarebbe così funzionale cioè l'idea di a un certo punto giro op, e leggo l'altra pagina è molto molto carina e stanno in mano quindi non avete bisogno di nient'altro che avere la mano è come la dimensione del vostro smartphone sostanzialmente Faccio anzi faccio la prova, ecco, guardate, è esattamente il mio smartphone, quindi se riuscite a girare con il vostro smartphone in mano, assolutamente potete girare con uno di questi qua, cavolo oh, non l'avevo mai notato, cioè mi è venuto in mente adesso e ve l'ho detto, ehm... oe Daniele, ben arrivato, buongiorno a te, Vale dice molto molto carini, sì, 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 carini, ma tosti, cioè comunque i casi vi chiederanno impegno, allora non come un vero e proprio Sherlock, mettiamolo così, però sicuramente non potete sottovalutarli. Durata, allora, ti direi che una lettura potrebbe stare sui 30-40 minuti, ma una lettura, conta che è difficile che con la prima lettura arriverai alla soluzione del caso, in alcuni ci sono addirittura dei fallimenti perché non riuscite a avere le cose o magari non risolvete gli enigmi. C'è da imparare a saltare da uno all'altro, cioè conta che il minimo lo devi leggere due volte per i due casi, per avere le due visioni della stessa avventura. E poi capire bene come intervallare i due casi in modo tale da arrivare al finale top più finale extra. Quindi io ti direi almeno un 4-5 letture. Io di solito le faccio per questi librettini qua. Più o meno io mi metto dopo cena, di solito io leggo sempre dopo cena, in 1-2 dopo cena finisco una lettura senza problemi. Mettiamola così. Ok, farò una bevutina. Voi leggete, siete dei lettori. Ve lo chiedo perché, per esempio, ho avuto come feedback quando ho parlato dei libri del dado del dado critico che in realtà in tanti non hanno finito di leggerli sostanzialmente cioè o qualcuno li ha presi e dice ah ce l'ho lì da leggere e vabbè ci può stare che ce l'hai in coda ma in, in diversi hanno iniziato la lettura ma non sono riusciti a portarla a termine che è un po' particolare boh non so nemmeno ho fatto l'idea che i giocatori da tavolo fossero portati alla lettura visto che c'era la lettura del regolamento eccetera evidentemente il leggere il regolamento è una cosa leggere è altro. quindi curiosità solo mia volevo sapere se foste lettori eh, vedi, per esempio, poco se non di manuali, esatto. Probabilmente era una, un, un passaggio logico che ho fatto io che era sbagliato, cioè leggere manuali, anche magari malloppazzi di giochi di ruolo è una sensazione diversa che non lettura dal punto di vista ricreativo. Alex Ultraviolet dice: Leggo spesso prima di andare a dormire. Ecco, io ho un po' smesso perché quando mi fico nel letto. Eh, ho una specie di interruttore off, cioè, se entro nel letto, spesso entro tardissimo nel letto perché appunto lavoro di notte, ehm, poi mi si chiudono gli occhi, quindi non riesco a leggere tipo una pagina. Ho trovato questo dopo cena. Dopo cena mi metto lì in sala, il bimbo magari è il momento in cui si può vedere magari un po' di YouTube Kids. Se ci facciamo questi 20-25 minuti insieme, seduti sulle Poang, queste sedie IKEA, e riesco a leggere un po'. Io sì, ma non di Libri Game. Vorrei provare. Prova no, guarda questa classifica qua. Questi 10 potrebbero essere davvero tutti papabili. Forse ti direi non tanto Drake Dragon perché è un gioco da tavolo, bareresti, e forse non Where is the Wolf, perché è un po' pesante come, come lettura. Cioè, potresti non essere pronto da questo punto di vista. Beh, però gli altri possono essere tutti delle buone soluzioni. Inizierò probabilmente con Creatura Controvento. Ma ho capito, non mi incuriosiscono quelli dove devo creare personaggi e affrontare sfide. Eh, no, guarda, in Controvento e in queste due antologie non, non hai questa cosa. Cioè, ci sono delle sfide ovviamente da, da affrontare, ma molto carine. Guarda, in Creatura a me è rimasto proprio nel cuore quello della picciona Ami che sei un piccione durante la guerra mondiale. Quindi devi portare dei dispacci ed è carino come devi... Superare le avversità da piccione, cioè eh, ci sono gli altri uccelli grossi che vogliono mangiarti. Devi trovare del cibo, non devi stancarti troppo, eccetera. E superare anche il fatto che magari ci sono gli umani che vogliono abbatterti perché porti dispacci durante la guerra. Eh, accuratamente, sto, storicamente. Teoricamente accurato ok adesso ce la faccio ed è molto carino come è scritto quindi quello mi è, è piaciuto tanto cioè appunto ci sono cose molto particolari così come nelle creature c'è quello dove sei un ragazzino scout che deve scoprire di più su un mostro che si aggira intorno alla loro colonia scout però appunto eh, non c'è dado conta che la regola è sempre che non ci deve essere lancio di dado quindi da quel punto di vista stai tranquillissimo Ok, possiamo passare ai giochi da tavolo? Dai, 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 che così poi passiamo alla nostra. Il bello delle due antologie è la possibilità di affrontare avventure di modalità e ambientazioni diverse. Che ti può aiutare a capire, magari, quale tipologia di libro game affrontare successivamente. Esatto, sottoscrivo al 100%. Allora, giochi da tavolo: Newton e Great Discoveries. Allora, Newton è un gioco ormai di, boh, 5-6 anni fa. Mm. Sparo, una roba simile, 5-6 anni fa, che qua vediamo l'edizione super lusso con anche già inserita l'espansione Great Discoveries. Di che cosa parla Newton? Cerco di raccontarvelo in breve, anche se non è proprio. Allora, gioco per gamer, mettiamola così: Newton, assolutamente gioco per gamer. Un po' insalata di punti, cioè un po' che devi fare un po' tutto per portare a casa dei punti, ma molto intricato dal punto di vista delle decisioni. Cioè avete la vostra plancettina personale. In cui più fate la stessa azione, più la fate forte perché collezionerete lo stesso simbolino, mettiamola così. Avrete la possibilità di sbloccare delle rendite che ogni turno vi daranno. Delle rendite qua nella vostra libreria. Quindi, voi siete degli studiosi, dovete studiare, fare degli esperimenti, e questa è la vostra plancia. Dopodiché avete l'albero della conoscenza, quindi man mano mandare i vostri studenti a. Imparare delle cose specifiche. Attenzione l'albero ha un sacco di diramazioni, ma una volta presa una diramazione, non potrete tornare indietro. Quindi assolutamente rigiocabile e cambia ogni partita a seconda del ramo che sceglierete di affrontare. Oltre a queste cose. Dovrete anche muovervi sulla cartina dell'Europa e incontrare nuove università, nuovi luoghi dove potrete imparare nuove eh, cose, eccetera. Quindi tutto quello che fate sostanzialmente vi porterà ad accrescere la vostra conoscenza, che piano piano, con una sorta di deck building, mettiamola così, quindi c'è anche un po' di costruzione mazzo, piano piano vi porterà sempre più punti vittoria. Molto intricato gestire quante le informazioni in un colpo solo? Quindi, se siete gamer, ce la potete fare assolutamente. Attenzione, che anche il regolamento, appunto, comporta di dover affrontare un regolamento di un certo spessore. Sicuramente soddisfacente. Poi, una volta presa la giocata, il fatto che sia completamente rigiocabile, super parametrizzabile, cioè davvero ogni partita è diversa dall'altra, nonostante la sensazione sia quella. Cureas 6 mesi di iscrizione. Grazie, ben arrivato di questa, con questa iscrizione allora It's a Bomb allora It's a Bomb invece gioco di Christian Giove in questo caso quindi gioco in casa Gate on Games proprio in cui dovete disinnescare delle bombe come sono fatte delle bombe vediamo se troviamo delle immaginette se no c'è il gameplay di Giullari direttamente con Christian se non ricordo male le bombe eccole qua sono fatte in questo modo quindi messe in una griglia 5x5 voi potete chiedere informazioni all'ufficio di crisi, diciamo che è quello dietro allo schermo, ad esempio su questa riga e vi dice, ah, su questa riga c'è una bombettina, un detonatore e un pezzo così, oppure ci sono due fili gialli, due fili gialli, una bomba, eccetera. Incrociando le informazioni riuscirete pian piano a capire dove sono i fili, quelli giusti da tagliare e tagliarli per disinnescare la bomba. Attenzione, perché ogni volta che fate una domanda... Il timer va avanti, quindi una volta che da 60 arriva a 0, il timer termina e la bomba esplode. Molto complesso: cioè, bisogna decidere quali informazioni chiedere e in che modo. E una volta che avete le informazioni, prendere fiato, dedurre, incastrare, un po' come quei giochi per colorare, quelli che bisogna far scoprire l'immagine in cui vi dice quanti quadratini per ogni riga e colonna ci sono, che si chiamano. Non mi ricordo, ha un nome tipo giapponese. Se qualcuno gli vengono in mente, gli dice: Ah, sulla riga ci sono 5 neri. Poi uno. E in colonna tipo 2, 2, 3. Si chiamano. Boh, non mi ricordo. Andrea che ci penso. Altro gioco, Cranio Creations. Anche in questo caso, la classifica giochi da tavolo. Diciamo Invasione Cranio Creations. Da questo punto di vista, Mentre Dracomaca aveva invaso i libri game. Giochi da tavolo, abbiamo Cranio abbiamo Golem. Allora, altro gioco sicuramente per eh, stomaci forti da questo punto di vista non abbiamo una plancia estesa di golem uh, vediamo se golem gdt se troviamo un'immagine che ci può aiutare eccola forse questa mi piace così però volevo aprire solo l'immagine uh, apri immagine un'altra scheda eccola qua ah che piccola zoomiamo Vabbè, quello che si vede. Allora, avete una mega plancia con vari distretti su cui far muovere i vostri eh, rabbini, forse studenti, non lo so, adepti, e i vostri golem. Man mano che si muoveranno su queste strade, porteranno a casa dei vari bonus. E come si fa? Voi avete la vostra plancia su cui costruire il golem, dargli delle varie caratteristiche sbloccare delle abilità speciali di ciascun golem che potete fare e studiare il vostro livello di competenza sulle varie arti in più qua sopra potrete mettere anche delle carte che vi danno dei bonus quindi avete da gestire un sacco di cose e come le gestite con questo schema a palline quindi quando prendete le palline le mettete in questi due spazi che sono gli occhi della faccia del vostro golem ok a seconda di come escono le palline in maniera casuale, prendere una pallina comporta che fate una delle azioni di quella riga con forza pari al numero di palline che ci sono e il colore determina il bonus che potrete ottenere. È molto più complesso di così in realtà perché il colore dà l'idea sul bonus che potete avere, qual è l'attivazione, eccetera. Vabbè, ma... Allora, sappiate che è uno di quei giochi... Ehm... In cui ogni azione è performabile in maniera molto diversa, quindi non solo ci sono delle azioni base, cioè l'idea del gioco è semplice, ma ogni azione ha delle sue eccezioni, delle sue regole. Avete un sacco di modificatori su questa cosa comprensivi di dove siete arrivati, quindi anche il dove arrivate vi dà delle nuove azioni, dei nuovi modificatori è un gioco di incastri potrei dire che in qualche modo, adesso dico una eresia, potrebbe ricordare Grand Austria Hotel, in qualche modo cioè dove un po' avete una cosa di base abbastanza semplice ma il prendere tutti i vari clienti eccetera vi incastra sempre più in dinamiche di questo tipo, cioè se eh, quello di prima, Dar, Newton scusate, poteva ricordare Marco Polo mettiamola così, questo potrebbe ricordare Grand Austria Hotel, dico questi due paragoni. Odio sempre fare i paragoni fra i giochi perché poi non c'entrano niente l'uno con l'altro, cioè, non c'entra niente con Grand Astro Hotel. E non c'entra niente con pozioni esplosive, nonostante vediate le, le, le sferette. Ma era per darvi l'idea del, del, del feeling che avete. Questi sono i golem messi lì sui distretti che si muovono. Ciao sono i golem. Non, non c'è null'altro. Mi spiace, non ho altre immagini a farmi vedere. White Castle, allora, invece, White Castle, gioco di. Piazzamento dadi, quindi avete la vostra plancettina, qua la vedo già, in cui piazzare, plancia centrale, piazzare questi dadi che si muovono sui vari ponti. A seconda del colore di dado sbloccherete l'azione diversa a seconda del colore che è riportato sulla plancia di gioco e poi questi dadi vi aiuteranno a recuperare risorse sulla vostra plancia a sbloccare guerrieri o giardinieri eccetera che potrete mangiare e lavorare nel castello qua ci sono vedete, i giardinieri che lavorano nei, nei vari giardini qua ci sono i guerrieri che si stanno addestrando c'è gente che vuole entrare nel castello quindi la mettete nella porta iniziale e sostanzialmente tutto quello che fate è un sistema per fare moltiplicatore di punti cioè, più guerrieri mettete, più li potete moltiplicare per la, il modificatore che avrete sbloccato sulla vostra plancia. Più metterete giardinieri da questa parte, più faranno punti sui loro giardini durante il corso della partita, ma anche si modificheranno. Più queste persone che entrano, i, i nobili, se non ricordo male, potrebbero essere chiamati nobili, più vanno in alto all'interno del castello, più varranno punti. Quindi, e più persone avete, più si moltiplicano anche le abilità dei vari eh, samurai che si stanno allenando. Insomma... Diciamo che prendere questi dadi sostanzialmente fa sempre un po' le, le medesime cose, c'è cioè tutto un sistema per recuperare risorse, spendere risorse, mandare persone a lavorare che recuperano risorse eccetera. Chiaramente ogni spazio azione ha delle carte che si tolgono e cambia, quindi ogni spazio azione si evolve nel corso della partita a seconda di come lo sfruttano i giocatori e quindi dovete ottimizzare questa cosa, l'idea è... Fare un po' tutto, cioè vorreste fare tanto in tutte le parti, ma poi massimizzarne una. Quindi l'idea è avere almeno un paio di lavoratori, un paio di samurai, eccetera, e poi però portare all'estremo uno dei moltiplicatori in modo tale da fare più punti possibili. C'è anche questa track superiore, che è un altro metodo per fare punti vittoria da un po' di interazione. Ma l'interazione già è abbastanza presente col fatto che vi si rubano i dadi. Ci si ruba i dadi uno con l'altro. Quindi, a seconda di chi ruba il dado e fa l'azione, avrà dei vantaggi in più e in meno. Perché, sostanzialmente, se il dado è più alto del valore che dovrete usare, cioè se per dire qua dovete mettere un 3 e mettete un 5, vi recuperate soldi. Se invece mettete un 1, dovete pagare soldi. Quindi, il fatto di non scegliere voi il dado magari che vi serviva, può darvi molto, molto fastidio. Fa parte di quei giochi della Devere. Um, scatola piccola, gioco super tosto, come ad esempio The Red Cathedral, per esempio, che anche lì è un edificio con un colore: White Castle, Red Cathedral. Quindi scatola piccola, ma gioco davvero tosto. Queste scatole sono. Forse un filo piccolo, cioè poi la roba dentro è proprio super stipata, però sicuramente il gameplay è qualcosa di, di valido. E tra l'altro, riescono a farci entrare anche queste robe montate tridimensionali, carine, eccetera. Quindi sicuramente un'idea editoriale molto, molto diversa. Posizione 6 Geton Games entra in classifica con 8,90-890 Allora, questo gioco. Ehi, 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 mi lamento, non c'è la mia minuta. Guarda, c'è al 4 C'è Miss Meeple, c'è i giullari. Ah, eh, mi lamento. qua. Allora, che cos'è? Gioco in cui avete il vostro tris di 9 caselle. E ogni turno dovete prendere una delle caselle dal centro. Sostanzialmente, potete prendere un po' quello che volete. Chiaramente, prendere le cose fatte bene vi aiuta a fare più punti. Cosa vuol dire prendere le cose fatte bene? Che. Se riuscite a fare dei tris in orizzontale verticale sui campi, vedete che ci sono i campi rossi, gialli, marroni, e, e, viola, eccetera. Se riuscite a fare dei tris, non solo eh, avrete piazzato la tessera, vi darà dei bonus sulla vostra plancia, ma potrete prendere dallo standard del colore corrispondente uno dei personaggi che vi daranno dei bonus addizionali. C'è la valuta del gioco che sono i soldi, con cui prendere le tessere sempre più distanti dal mazzo, quindi si parte da sopra e si arriva sotto. E sulle tessere ci possono essere anche dei... Cavalieri, ok? E delle torri che vi possono aiutare. Perché? Perché c'è un sistema automatico del gioco che a un certo punto vi potrà far arrivare le razzie. Le razzie in realtà poi vi distruggeranno delle tessere. Chi è il minore difensore, chi ha meno torri in assoluto, avrà delle tessere distrutte. Quindi attenzione perché c'è una sorta di interazione, perché le tessere che prenderete vi fanno muovere quegli indicatori, quindi potreste anche scegliere di prendere delle tessere proprio per far accadere una di queste invasioni barbariche. Quindi c'è interazione fra i giocatori, c'è da incastrare molto bene la plancia. Questo giocatore vedo per esempio che ha fatto il tris rosso qua, Qua non è riuscito a fare il tris giallo, però era messo molto bene. Insomma, bisogna fare degli incastri fatti bene e adattarsi alle teste che escono. Gioco che sta tranquillamente nell'ora. Cioè, secondo me lo giocate piacevolmente anche pensando, senza problemi, nell'ora, però è sempre, sempre diverso. Le tessere che escono, le tessere speciali che sono messe qua nella T, eh, cambiano moltissimo l'approccio alla partita. In alcuni casi non avrete torri, dovrete combattere sempre facendovi distruggere le tessere, in altri casi potrete difendervi tanto ma fare pochi punti, insomma, cambia molto l'approccio alla partita. Uh, mamma uh, Silvia dice che bello 8,90, ottimo prezzo per un gran gioco. Sì, secondo me a 25 euro è un gioco davvero profondo, cioè ha una bella profondità di, di gioco pur avendo un prezzo basso e spiegato in pochissimo, stando sotto allora. Posizione 5, Harmonies, che eh, nell'ultima puntata del Danwich Buyers Club. Hanno detto che hanno preso le statistiche da BGG ed è stato il più giocato nel mese precedente, quindi ha battuto anche Ark Nova e altri titoli di spessore. Il più giocato in assoluto è stato nella community BGG che lascia il tempo che trova. Se vogliamo, però, c'è gioco in cui sostanzialmente dovrete prendere questo tris di pippolini, ok? E piazzarli nel vostro scenario. I pippolini sono dei territori, quindi avrete l'acqua che deve fare il fiume, così le montagne possono andare su livelli diversi. Avrete gli alberi che potete metterci il tronco sotto e appoggiarci sopra la parte verde, man mano che comporrete la vostra, il vostro bioma, mettiamola così potrete raccogliere i punti dati dalla tessere animale, ogni tessera ha un requisito, quindi questo vuole giallo, rosso, giallo messi esattamente in questo modo, questo vuole giallo, marrone messi esattamente in questo modo, quindi più riuscite a combinare i pattern sul vostro, vostro lancio di gioco più prenderete i punti e in più più riuscite a fare più volte lo stesso pattern, più sbloccherete questi cubetti sulla carta, E vi daranno sempre più punti. Si innesca anche un sistema di completismo, secondo me, su, questa, su questo gioco. Cioè, una volta che avete fatti due su 3 farete di tutto per fare anche il terzo. È vero che vi si sblocca uno spazio per prendere la nuova carta, ma più che per prendere la nuova carta, è perché vi darà fastidio eh, avere un cubettino solo sulla carta. Comunque. Capisco perché possa essere uno tra i più giocati nel, nel mese, cioè le partite durano una mezz'oretta, potete davvero sedere al tavolo chi volete e quindi ci sta tutto. Torna a Crano Creations con Galileo Project, allora qua in realtà forse il livello è un pelo più basso, nonostante sia comunque per gamer, cioè possiamo andare dal Family Plus al gamer, cioè, mentre gli altri due sono davvero per giocatori esperti, qua un, un filo meno si può essere tranquillamente, allora... In sostanza, voi dovete mandare le vostre missioni spaziali su quattro lune diverse. L'idea di base è che vi muoverete su uno di questi tracciati per prendere o le carte sotto o le carte sopra, che si attiveranno lato rosso o lato blu a seconda del tracciato in cui sarete. Potete cambiare tracciato. Pagando dei soldi, questi soldi qua, oppure quando siete a zero potete muovervi sull'altro tracciato. Questa è l'idea di base. Cosa fanno queste carte? Le carte hanno delle lune disegnate e si mettono quindi direttamente sulla luna corretta. E hanno una forza, la forza vi fa progredire sul tracciato progresso di queste lune. Ogni luna vi darà bonus in maniera diversa, bonus e punti vittoria a fine partita in maniera differente. Quindi la vostra idea è cercare di andare un po' su tutte le lune e poi piano piano spingere. Più robot dello stesso tipo avete, per esempio, abbiamo questi due robot anche su lune diverse. Più si pompano fra di loro, quindi l'azione, il bonus che vi dà ciascuno dei robot sarà un po' più forte. Potrete quindi, man mano, potenziarli, far andare sempre più avanti la colonizzazione di queste lune e quindi aggiungere moltiplicatori ai bonus che potrete portare a casa. È interessante. Perché l'interazione allora, non è altissima se non nelle battute finali del gioco, in cui magari vi serve esattamente quella carta. Ma è interessante come dovete cercare di districarvi fra tutti i micro effetti. È tutto un gioco di micro combo, di cose che fate per portare punti di qua, spostare l'indicatore di là, sposto il robot, cerco di potenziarlo, insomma, per cercare di andare avanti sui tracciati. L'ideale sarebbe andare avanti tutti e quattro i tracciati fino al limite massimo. È ovviamente impossibile farlo perché il gioco comunque. Finisce quando un giocatore colleziona 10 robot e quindi vi taglia la partita prima. E, e, e così, cioè, mi stavi raccontato un po' tutto di questo Galileo Project. Cioè, tutto sta nel concatenare bene tutte le varie abilità e azioni che potrete fare. Posizione 3, sempre creando creations, abbiamo Hamlet, in questo caso, gioco Family, da questo punto di vista invece è un Family barra Family Plus, ok? Dovrete cercare di piazzare queste tessere con forme stranissime, che poi sono stranissime, ma in qualche modo si incastrano bene lo stesso, cioè sono strane che possono lasciare questi buchi in mezzo. E l'idea è... Prendere merci e consegnare merci sfruttando le strade che potrete creare. Avrete la possibilità di creare dei ponti, sfruttare pezzi di strada degli altri, quindi ogni tessera vi darà delle risorse o vi chiederà di consumare determinate risorse e potrete farlo solamente se i vostri carrettini si potranno spostare sulle varie piste in maniera corretta. Quindi tutto un gioco di pick up and delivery gestito con un mercato in mezzo da questo punto di vista eh, piacevole da giocare ci si incastra un po' il cervello perché devo fare la strada però in realtà vorrei portare la merce però se non la faccio io rischio che l'altro poi me la chiude eccetera quindi sicuramente la presenza di altri giocatori al tavolo vi chiederà un po' di difficoltà e poi come vi ho detto le tessere si sì, hanno forme strane cioè bene o male si incastrano tutte il buco in mezzo vi darà fastidio, ma tutto sommato è, è, è più il colpo d'occhio strano che vi, vi darà. cioè, Soprattutto la prima partita farete un po' fatica a gestire queste tesserine qua. Saliamo a posizione 2. Biomos Getting Games. Allora, qua abbiamo un giochino che vi direi tranquillamente per tutti. Vediamo se trovo un'immagine. Ecco, questa secondo me può, può rendere un po' l'idea. All allora, giochino un po' per tutti in cui avete la vostra plancia forata cioè qua è, è, è bucata questa C, gigante è bucata a cosa serve il buco? A infilarci questi gettoni quindi sul vostro, sul vostro tavolo ci saranno questi biomi da creare, per esempio per creare questo bioma qua del ghiaccio dovete avere un ghiaccio, due acque e un altro ghiaccio, ok? E farà sette punti per farlo quindi man mano drafterete questi dischettini li piazzerete sul vostro mondo però attenzione non potrete spostarli, cioè potete farli scivolare fra loro, ma una volta che so che rosso e blu sono in questa posizione scivoleranno ma rimarranno sempre rosso e blu in questa posizione cioè non potrete mai invertirli quindi fate attenzione potrete separarli metterli in mezzo a altre cose ma non si potranno separare quindi attenzione a piazzare bene i pattern per cercare di portare a casa il più possibile chiaramente vedete questo per esempio ho fatto due verdi due che voglio e altri due verdi ta-tan, ok in più potete piazzare una luna durante la partita <coughs> Che vi dà un piccolo bonus nel momento del piazzamento, cioè spostare una, uno di questi tesserini, ma soprattutto vi darà tre punti a fine partita per ciascun elemento di quel tipo che avete sul vostro pianeta. Vedete che lo spazio non è tantissimo, si riempirà molto velocemente. Ci sono ovviamente dei poteri speciali sul pianeta che vi permetteranno di modificare leggerissimamente le cose, ma proprio proprio poco poco, tipo il ghiaccio può diventare qualcos'altro perché l'idea è che si scongela il ghiaccio. Gioco piacevole da questo punto di vista. Proprio uno di quei giochini da mezz'oretta che, che si portano a casa la loro mezz'oretta. Una bella interazione fra i giocatori perché potete lasciare le testerine brutte agli altri, rubare da sotto la, la, la carta che volevate, quindi completarne prima uno rispetto ad un'altra per dar fastidio. Quindi c'è anche una buona interazione fra i giocatori. Secondo me Biomos ci sta. È uno di quei giochi che se avete le in librerie, insomma, lo, lo, lo mettete in tavola praticamente con tutti. A 20 euro, sicuramente prezzo molto molto interessante. Infine, posizione 1, così poi possiamo andarcene al carrello, abbiamo per Northwood, sempre di Gaten Games. Allora, qua abbiamo un solitario, ne sono diventato super fan, dire poco, cioè proprio sono andato a male a giocare partite a questo per Northwood, in cui sostanzialmente si gioca una sorta di briscola, cioè la meccanica di base del gioco è che ogni... Uh, sto cerca... scusate, sto cercando un'immagine che mi può aiutare meglio... Ogni, re... Vabbè, ogni reale che potrete incontrare ha uno dei quattro semi che sono gli occhi, le foglie, i fiori o le orme. Ok? E ogni reale avrà poi una carta abbinata con un valore. Per esempio, 3, 4, 5, sono crescenti. 3 vuol dire che voi quando incontrerete quel reale, con le carte che avete in mano a inizio round, dovrete fare esattamente tre prese. Cioè, l'obiettivo è farne tre. La briscola, cioè il seme che può prendere, è quello del reale, quindi se siete sul marchese di occhi, per esempio, potrete prendere qualsiasi presa con gli occhi, altrimenti ci perdete, quindi vengono girate carte dalla cima del mazzo e voi dovete reagire cercando di fare prese o perdere apposta le prese, quindi attenzione, se avete carte belle ma dovete fare una presa solo, dovete cercare di perderle tutte oppure vincerle tutte, non è assolutamente semplice, man mano che incontrate i vari personaggi e questa è un'altra decisione da prendere dovrete utilizzare anche le loro abilità speciali proprio per aiutarvi quindi potete scegliere di affrontare prima magari uno un pelo più difficile ma se ce la fate vi dà un'abilità speciale comoda per dopo e quando siete un po' bravi avete quest'anno turbolento che vi dà proprio degli scenari da giocare scenari super diversi con modifiche alle regole che vi rendono diversa la partita, non necessariamente più difficile ma sicuramente diversa il vostro approccio quindi non può essere più automatico, quindi quando siete diventati bravi all'automatismo dovrete tenerlo di base per fare cose in più a me Northwood è piaciuto tantissimo sono un fan dei giochi di trick taking quindi di questi di giochi di prese ma uh, sicuramente Northwood mi è piaciuto molto 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 ok, tra l'altro adesso vedo ok, che a 14,99 quindi ok, ci, ci sta allora, um, direi che bevo un attimo e ci lanciamo nel carrello. Schiaccio carrello, divento big screen in questo modo. Nel frattempo, spero che non vi stia dando fastidio il ventilatore o un po' i lavori che stanno facendo giù. Stiamo mettendo mano al bagno. E quindi, boh, c'è cioè, un po' di picchiate cose varie. Spero che sia tutto. Posto. Allora, siamo pronti per questo carrello orientato un po' alle vacanze? Vi ho, fatto, vi ho messo dentro dei titoli che potete trovare qua su Dungeon Dice, già pronti, con <coughs> delle impostazioni di ispirazione per dire: segnatevi il quando torna disponibile, mandami la mail. Perché secondo me possono essere molto, molto utili. Allora, vi ho messo i 21 giochi minuti perché secondo me è il gioco per le vacanze, cioè un po' perché è il mio gioco, ma perché è il gioco pensato apposta per portarvelo in giro, cioè il progetto era giochi che stanno su una carta sola in modo tale da poter esplorare tutte le meccaniche di gioco. Quindi non solo è super portabile perché vi portate il sacchettino con dentro le plance, i dadini eh, I cubetti, i dischetti e tutto sta in un sacchettino, e il sacchettino è parte integrante dei giochi. Ma soprattutto avete una meccanica per gioco, quindi se trovate non giocatori o qualcuno che è un po' alle prime armi, potete fargli sperimentare queste cose. In più avete 21 giochi diversi. Anche solo decidere di, dai, proviamoli tutti e 21. Vi porta dietro un sacchettino, sta nello zainetto, potete anche portarvelo dietro alla passeggiata. Se fate un gioco a sera, avete 21 serate già coperte. Vabbè, i primi giochi durano pochi minuti, quindi magari ne fate due o tre, però l'ideale è che avete 21 serate già coperte da giochi, e al giorno d'oggi fare 21 partita allo stesso gioco non è così banale insomma siamo molto bulimici secondo me è un bel progetto cioè l'ho pensato come progetto sostanzialmente chiaro se state cercando un gioco bello di maggioranze cioè il, il gioco dentro, dentro un gioco di minuti è un bel gioco di maggioranze ma dura 5 minuti cioè se volete giocare di maggioranze giocate il grande giocate a blood rage cioè giocate ad altre cose se volete soddisfazione in una serata è un gioco di maggioranze ma se non avete mai provato un gioco di maggioranze lì dentro ce n'è uno che dura appunto 5 minuti io ho messo Puerto Banana perché me ne sono strainnamorato. Cioè, Puerto Banana, ragazzi, è un gioco in cui potete scommettere tutto quello che volete. Cioè, potete scommettere anche più delle banane che avete. Cioè, se avete 10 banane, potete scommetterne 16 e un altro può scommetterne 100, e un altro 10.000. Ma come si paga? Si... Cioè, vince l'asta chi ha scommesso di più. Ma attenzione, deve pagare un numero di banane per fare la differenza dal secondo. Quindi... Se ho scommesso 10.000 e tu 50, ovviamente devo pagare 9.950, non ce li ho, non vinco la scommessa. Ma se io scommesso 10.000 e il secondo ho scommesso 9.999, io pago una banana. Quindi pagherò una sola banana al secondo, ma me ne prendo 10. Man mano al centro del tavolo le banane aumenteranno. Il primo che supera 200 banane, vince. Raccontato così sembra una roba pallosa, tutti quei calcoli. E pensavo fosse così. Dopo che abbiamo giocato una partita, vi dico, abbiamo giocato tutta, tutta la sera in ludoteca a Puerto Banana. Tiene fino a sei giocatori, abbiamo fatto tutta la sera a fare scommesse, in cui poi si diventa pazzi, perché ci sono partite in cui la prima scommessa si parte da boh, 16, 20, così per prendersi 10 banane. Quando una partita abbiamo superato i 3.000 come scommesse, per le 10 banane la prima scommessa, la minima, era 58%. Cioè, già con numeri altissimi. E quindi, se diciamo, provate numeri fuori di testa, per poi tornare a pochissimo. Perché a quel punto, se siete bassi, la forbice tra il primo e il secondo è abbastanza ampia. Che il primo vi paga più banane di quelle che vi. provatelo. Cioè, se vi capite di provare Porto Banana, provate Porto Banana, io me ne sono innamorato. Super portabile, pennarellini e via. Così. Soundbox a 10 euro. Secondo me, per un gruppo di giocatori, ve lo portate dietro vi spaccate da ridere tutta la sera. A 10 euro in offerta, cioè tutti in contemporanea pescano una carta suono tra quelle che sono qua scoperte. Ok, e devono fare in contemporanea il rumore: tipo qua c'è giungla, macchina da scrivere, taglialegna, paradiso, ospedale. Al via tutti fanno il suono: cioè giungla ci sarà uno che fa, tipo macchina da scrivere, immaginateli tutti insieme e il tizio o i tizi con gli occhiali coperti devono cercare di concentrarsi perché poi quando tolgono gli occhiali dovranno riconoscere quali sono stati i suoni fatti. Man mano che giocate aumentano i suoni da fare. Quindi saranno sempre più suoni, delirio, delirio incredibile. I suoni tra l'altro man mano che si indovinano si cambiano. Quindi non avrete sempre lo stesso suono da fare, eh, si ride perché poi c'è la gente che fa un suono e dice: Ma perché hai fatto il taglialegna in quel modo? Non si fa così? Eh no, perché io facevo Eh no, ma quello è più il boscaiolo. Bo... Eh, vabbè, si litiga male. E secondo me a 10 euro è da, da prendere. Cioè, se avete un gruppo di giocatori cioè va fino a 7 giocatori facile, in realtà potete giocare anche un po' di più di 7 giocatori. Cioè, non c'è problema. Cioè, Quando avete più carte, fate fare i suoni anche gli altri spazio a bordello, chi se ne frega, cioè uno di quei giochi in cui chi se ne frega, è un collaborativo, eh. bisogna vincere tutti insieme, quindi ci, ci sta. Ti ho messo questo piccolo bundle Tristerra, perché? perché Tristerra, ve ne parlerò a breve, giocherò anche in una live al gioco di ruolo di Tristerra, è un gioco da tavolo e un gioco di ruolo, cioè sostanzialmente dentro avete le regole per giocare a... Aspetta che magari vado a Tristerra proprio. Avete queste carte che vi permetteranno di giocare un gioco da tavolo. Come funziona? Dovete cercare di superare le prove che ognuno di questi mostri vi chiederà. Ci sono prove di destrezza, prove di gruppo, prove di competenza, prove lessicali, eh, cose da inventare, robe da urlare, robe da cantare. Cioè, ognuno di questi mostri ha delle prove diverse e c'è un libretta... Ah, ce l'ho qua a fianco. Guardate. Eh, eh, aspetta, lo posso far vedere? Ce l'ho qua. Ce l'ho qua. Stavo finendo di leggere. Cioè nel gioco da tavolo c'è cioè questo volume in cui in fondo ognuna delle carte, vedete, ha il suo regolamento con tutti gli esempi già pronti. Cioè se dovete inventare una parola vi dice già un sacco di parole già inventate da fare. Le domande, vi dà già le domande. Ci sono quelle dei film con la lettera cambiata. Quindi c'è una lettera cambiata nel titolo del film. Dovete indovinare qual è il film. Tipo, eh, non so, una ragazza si innamora di un altro e dice ma domani è un'altra rasatura di pizzetto perché via col mento. Adesso l'ho fatta bruttissima, però per farvi capire come potrebbe essere. Ma in più, questo gioco da tavolo diventa anche gioco di ruolo. Quindi con le stesse carte, voi avrete il gioco di ruolo con regolamento, un'avventura già inclusa e un'avventura scaricabile. Che sfrutta questa ambientazione di eh, Tristera, la grande Baldoria. Ovviamente molto scalcagnata, molto eh, violenta da un certo punto di vista. Ma la cosa intrigante è che avrete più personaggi. Avrete la vostra marmaglia che si muove, la vostra cricca, scusate, eh, la vostra cricca. Quindi avete un capo cricca, che è il vostro personaggio principale. Ma poi avrete i personaggi secondari legati al capo cricca, quindi potrete interpretarle. Liberamente potrete farli entrare insieme per fare le prove. Eh, molto interessante avere più personaggi per far giocare. Soprattutto fa molto bordello. Quindi, Tristerra, avete gioco da tavolo, gioco di ruolo insieme. Tutto molto cacciaroso. Poi ho messo questo Faraway. No, l'ho messo in realtà perché ho scoperto che ci sono questi personaggini. Cioè, diciamo che non servono a niente. Perché servono solo per il conteggio punti che voi man mano vi spostate sulle tesserine di Faraway, però sono super carinissimi. Bo, me li sono segnati lì. Ho detto Wow, belli, li, li volevo a ah, 5 euro. È un pre-order 10 agosto, non lo so. Cioè, probabilmente se dovessi prendere adesso Faraway con le varie edizioni colorate, avete l'edizione con i personaggi legati all'edizione. All Vabbè, allora poi vi ho messo questo paper up dungeon. Di cui so poco, ma quel poco che so potrebbe intrigarmi molto: cioè, avete questo blocchettino con i vari dungeon, cioè i vari piani del dungeon, e avete la matita dado, cioè la matita se la rollate fa un dado a sei facce. Quindi lanciate la matita e vedete cosa fa. Vi dovete muovere all'interno del dungeon, fare i vari combattimenti, raccogliere tesori e arrivare all'uscita dove ci sono le scalettine. Molto semplice. La cosa intrigante è che, se non ho capito male. Tutto quanto e che è generato in maniera procedurale il dungeon. Cioè, ognuna di queste app, diciamo, questi blocchettini è totalmente diverso, completamente a caso, cioè a caso ma procedurale. Quindi se ne comprate due, avete due dungeon completamente diversi. Fabio dice: bella questa da fare in spiaggia. Diventa raccatta la madita nella sabbia. Ma si sì, tanto è da lanciare dove si pianta, la puoi anche vedere dove, dove si pianta guardi il lato che guarda te. Puoi piantarla così con la punta giù, il lato che, che guarda te è il lato del dado. Così, ma tanto, tutti sappiamo che abbiamo dietro lo smartphone e tutti abbiamo un'applicazione per lanciare i dadi sullo smartphone. Lo sappiamo, quindi lo sappiamo tutti, non mentiamoci: da portarsi dietro in vacanza. Ho pensato a questo Two Rooms, sempre piccolino, l'idea è sempre giochini piccolini eh, da portarsi dietro ma che comunque hanno un buon gameplay eccetera, gioco per due giocatori, collaborativo, dovete cercare di salvare, ci sono vari livelli di difficoltà, salvare una ragazzina dalle due stanze, cosa intrigante che appunto a seconda delle carte che ci sono nel mazzo avranno degli effetti diversi, si applicheranno gli effetti e dovete metterle sotto una porta o l'altra, ci sono due, par due porte legate alle due stanze. Quando voi giocate l'altro giocatore è bendato, cioè non può vedere, ma può vedere gli effetti di quello che avete fatto. Quindi voi avete scelto una stanza, avete applicato gli effetti e in funzione di quello che è successo può dedurre quali sono le carte o... Oh, un'ipotesi verosimile di quali siano le carte, dentro alla stanza che avete aperto. Piano piano cercherete quindi di capire cosa c'è sotto alla rossa, cosa c'è sotto alla blu, fino a cercare di incastrare perfettamente tutte le varie eh, abilità in modo tale da battere il boss finale dentro a queste stanze. È molto intrigato, chiede di avere una bella concentrazione, un bel feeling fra i due giocatori. Un filo di fortuna potrebbe volerci, ma man mano che vanno avanti i livello, diciamo che la fortuna scende e l'abilità sale. No, era 99 Butto lì a 99 Metto un Airland and Sea. Che adesso c'è anche la nuova. oltre a um, Airland and Sea, c'è anche Spie, Bugie Fattorie. L'altra scatolina. Gioco di maggioranze su tre territori in contemporanea. Dovrete vincere la maggioranza di tre territori. È super strategico. Anche questo è uno dei miei giochi. Tra i miei giochi preferiti, solo per due giocatori in cui sapete esattamente quali carte ci sono. Non si pescano carte, sostanzialmente se non pochissime, ma sono in rarissimi casi, quindi non si pescano carte. In base alle carte che avete potete dedurre quelle dell'altro, dovete giocare oppure abbandonare la partita. Una mossa forte è abbandonare la partita perché prima la partita finisce, meno punti fa l'avversario. Se arrivate in fondo a giocare tutte le carte, l'avversario ne fa 6. Chi fa 12 punti vince. Quindi dovete valutare bene come sta facendo l'altro, perché sta facendo così, vari bonus, malus, attivazioni delle carte e sono 6 per ciascun colore, quindi le imparate in pochissimo tempo, assolutamente da provare Erland sì. lo potete giocare su qualsiasi superficie, la, la partita va, va velocissima. Cose piccole, quindi mi ho messo Mini Crimes e Mini Escapes della Geton Games, questi sono a 5 euro, 10 euro, Mini Crimes, un investigativo che ha una carta grossa da mettere al centro del tavolo, carte piccole intorno, e insieme bisogna decidere bene quali girare per cercare di risolvere il vostro casettino. Sono casi veri e propri, quindi c'è un'indagine in corso, ci saranno le domande alla fine del caso per capire eh, se avete fatto bene o no. Questo, per esempio, che ho scelto, è quello scritto dal dado critico. Quindi, ci sono autori diversi dietro ciascuno dei mini crimes, scegliete quello che più vi aggrada oppure prendeteli tutti, assolutamente. Cioè prendete informazioni sia dall'immagine. Che dalle piccole carte, da quello che dice. Mini Escapes invece è un escape room da tavolo in cui piano piano svolgerete: ok, una, una mappa, mettiamola così, e piano piano andrete avanti nell'avventura. Quindi c'è una piccola trama che viene raccontata, ma sostanzialmente ci sono enigmi, molti di livello, cioè di stampo logico, sostanzialmente. Quindi magari riuscite a trovare anche la chiave di lettura, ma dovete mettervi un po' sotto e analiticamente provare tutte le varie possibilità per la soluzione dell'enigma. Due possibilità sono super facili da portare, cioè guardate la, la dimensione, cioè stiamo parlando di una cartolina sostanzialmente come dimensione, sia per mini che mini crimes, e, eh, super portabili, potete giocarle ovunque e potete coinvolgere un po' chi volete. Qua dice 1,6, qua 1,8, ma sostanzialmente potete mettervi quanti volete intorno al tavolo. Come collaborare? Ecco, sulla falsa riga ci sono anche gli Sherlock, per esempio, che sono il mazzettino di carte Sherlock, quindi sempre indagini portabili che potrebbero essere interessanti. Tranquillity l'ho messo come cooperativo da portarvi dietro, quindi una scatoletta cubica. Eh, ehi, qua ci sono, c'è la mia minuta. Dovete mettere in ordine le carte dalla più bassa alla più alta, sono numerate. Dovete mettere nella griglia. La cosa cattiva è che man mano che le carte si avvicineranno fra loro potete metterle sparpagliate nella griglia. Quando ne metterete due a, a contatto, invece dovrete pagare la differenza tra una e l'altra carta. Non si può parlare delle carte che si è in mano. Il costo, delle carte, il costo per pag da pagare è scartare carta dalla mano e quando finisce il mazzo, finisce la partita. Cattivissimo in modalità facile, diciamo, se vi coordinate bene. Potreste farcela, diciamo, con due o tre partite potreste riuscire a battere la modalità facile. Ma poi entrano in scena gli scenari e lì le cose si fanno davvero più cattive. Si chiama Tranquility e tutto fuorché Tranquillito. Eh, litigherete male, vi arrabbierete perché le prime partite, soprattutto quando perderete per una o due carte da mettere, vi farà arrabbiare perché due carte dalla fine, davvero mannaggio, Però è così. Provate l'esperienza, io ve lo super consiglio. Come collaborativo, tanti giocatori, facile da giocare, e splito. Splitto dovrete draftare delle carte, cioè scegliere delle carte che avete in mano per metterle o a destra o a sinistra, perché poi i punti li farete sia col giocatore a destra che col giocatore a sinistra, quindi potete anche scegliere di mettere tutte carte a destra farete tanti punti col giocatore a destra per 0, perché li moltiplicate col giocatore a sinistra e quindi sono 0 punti totali. Così che se ne fate 31, ok, fate 30 punti, ma se fate per esempio 6 e 6 potete fare 36 punti. Quindi non necessariamente dovete spingere di brutto da una parte e dall'altra, dovete bilanciare queste cose. E chiaramente dovete parlare con i due vicini per farvi aiutare, che a loro volta vorranno aiutare il loro vicino dall'altra parte. È una meccanica semplice, ma mi piace moltissimo il dialogo che si genera al tavolo su questo. Super semplice e molto tranquillo come gioco, non pensate che sia cervellotico. E poi abbiamo Quick Shot. Ah, Midnight dicevo: cioè, Cos'è Midnight? Esatto, non lo so perché me l'avete suggerito poc'anzi. Allora, Quick Shot invece è gioco eh, di identità segrete, ruoli segreti in cui le carte sono numerate da 1 a 8, vanno giocate sul tavolo e cercare di, dovete cercare di eliminare tutti gli altri. Si attiveranno dalla più bassa alla più alta, ma attenzione, se due giocatori hanno giocato lo stesso numero, quella carta verrà girata a faccia in giù. La cattiveria è che ci sono carte come Esplosione, che tutti i giocatori con la carta a faccia in giù vengono eliminati. Quindi, attenzione, potreste essere eliminati. Se non siete eliminati, a fine round vince chi ha giocato la carta più alta però appunto la carta più alta potrebbe essere eliminata, potrebbe essere a faccia in giù, ma bisogna vincere il quarto round, quindi se rimane uno solo in vita ovviamente è il vincitore, se invece eh, non siete eliminati, alla fine del quarto round chi vince il quarto vince tutto, quindi anche se ne avete 23 ma perdete il quarto non vincete la partita. Come quickshot vi posso segnalare per esempio Mangia Preda Chiama, altro gioco sulla falsa riga delle identità segrete, diverso il feeling, lì ci sono solo 5 carte, dovete fare delle chiamate, quindi però tutti i giochi intavolabili facilmente, ma vi ho messo anche un buon numero di giocatori, perché è facile che in vacanza magari facciate amicizie, magari un'altra coppia, boh, non lo so, trovate un vicino di tenda, eh, qualcuno in sala da pranzo quando siete in albergo, insomma, o vicino di ombrellone, insomma, facile così. Bene, direi che finisco qua la mia classificona. Ci siamo visti come al solito una marea di giochi, cioè oggi secondo me abbiamo, siamo arrivati a 50 giochi tipo, contando che abbiamo segnalato altre cose, eccetera, abbiamo fatto una lunga chiacchierata anche sul gioco di ruolo, sulla responsabilità del master, responsabilità dei giocatori, mi avete dato un sacco di spunti molto molto interessanti, vi ringrazio sempre, è sempre molto piacevole parlare di, di giochi da tavolo con altri appassionati di giochi da tavolo. Come ultima domanda vi chiedo se voi avete il gioco che di sicuro vi portate in vacanza e per quale motivo? Per esempio, eh, a me piacerebbe portarmi dietro Black Rose Wars per finire di approfondirlo oppure Ahoy. Lo sto giocando recentemente. Secondo me Ahoy è un gioco totalmente asimmetrico quindi ogni giocatore ha non solo una fazione che è asimmetrica dalle meccaniche ma anche come condizioni di vittoria totalmente diverse una fa punti in un modo o nell'altro e più lo giochi più scopri cose per usare al meglio la fazione o per contrastare un'altra fazione dico me li porterei perché sono giochi che in vacanza ho tanto tempo potrei farlo però A hanno una scatola grossa B c'ho il bimbo dietro quindi non riuscirei a farlo cioè fossimo Sbimbati, mettiamola così L'idea potrebbe essere che tutte le sere Una partita da Hoi si potrebbe sicuramente Intavolare Mi dice allora Alex Ultraviolet Pina pirata, non manca mai nei giochi in valigia Ah, ah vediamolo subito Aspetta, aspetta eh, Vediamo se lo recuperiamo Quindi mm -mm -mm -mm. Vieni di qua Pina Girata ah. no, non ce l'abbiamo su Dungeon Dice. Non, non volevo farlo vedere da, da queste parti. Però, sì, cioè, secondo me, è, è un gioco sicur sicuramente valido da, da, da portarsi dietro, mentre non stavo guardando se era magari scritto anche in maniera diversa. Mentre Fabio ci dice: Quello che c'è ormai solo in vacanza è The Game. Eh, esatto, The game è un altro di quei giochi, appunto, molto da vacanza. Sia per la semplicità ma anche perché è uno di quelli che ogni giorno ti metti lì e rifai la partita. Cioè, che può essere tranquillamente intavolato, magari dopo l'aperitivo, mettersi lì e fare un po' a vedere fino a che livello si arriva con The Game. Secondo me sono ottime scelte proprio Rilassato ma non troppo, cioè che puoi giocare tante volte, e magari quando poi è la serata amici non la sprechi, se possiamo dire la parola sprechi per giocare a The Game, no? Perché boh, l'idea è sì, però potremmo mettere un giocore, ci mettiamo lì a The Game, sprechiamo dieci minuti, eccetera. Seasalt and Paper innamorato, ma sai, allora sì, so che tantissimi sono super fan di Seasalt and Paper, soprattutto che ha partite da 5 minuti, 6 minuti, una roba simile. A me non ha preso, cioè ci ho giocato varie volte, me l'hanno fatto giocare in anteprima, quindi l'ho giocato proprio al draft, il, il locale che c'è a Milano della Cranio. Uh, non lo so, l'ho giocato anche poi portandomela a casa, non lo so, cioè non che è brutto, non riesce a prendermi. Cioè quando comincia un attimo a incastrare la partita finisce. Barra c'è qualcuno che ha fatto un botto di punti E io magari avevo tipo tre punti Mi sentivo soddisfatto perché avevo incastrato le in cose L'altro ha fatto mille sirene, non lo so Quindi non ho mai riuscito a prendermi Però se il salta in paper, cioè, so che sta spopolando Da quel punto di vista Qual era quello con la matita che si lanciava? Ehm, sì, si chiama Up Dungeon Ti faccio vedere subito per, Perché non posso Cosa vi faccio vedere? Vi sto facendo vedere Aspetta Aspetta. Ecco. Scusate. Ok, vi vedere la chat, non so perché mi mostrava la chat, era esattamente questo qua, Paper Up Dungeon. Questo è quello con la matita che si lancia, che è il blocchettino con il tuo dungeon da esplorare. <ride> nessun problema, nessun problema. Hive e animali in guerra, è eh, animali in guerra, tanta roba è Hive per me è sempre dietro, cioè se ho uno zainetto, il sacchettino con Hive, me lo metto dentro, perché posso giocarlo ovunque, ce cioè, l'ho giocato in alta montagna, l'ho giocato in riva al lago, l'ho giocato sull'aereo, cioè davvero Hive, l'ho giocato, veramente un sacco, cioè è uno di quei giochi, che secondo me, è anche un po' imprescindibile da provare, poi può non piacere, perché comunque chiede una certa dedizione, però sicuramente da, da provare, per i giocatori un po' appassionati, anche Sky Team, il prossimo vincitore dello Spiel. Ah, c'è una predizione qua. Allora, Sky Team, gran bello. Non lo considero tanto da vacanza, nella mia testa, che poi ho appena detto che porterei Black Rose Wars, però eh, perché ha tanti pezzini, cioè ha tante robe sparse, dadini, eccetera. Quindi poi sul tavolo, non lo so, la mia paura è che anche sul tavolo del campeggio magari vanno un po' in, in giro le robe. Però sicuramente c'erano di quelli da fare varie, varie partite. Hive è sempre dietro perché c'è pure l'app gratuito sul cellulare. e eh, Non parliamo delle app gratuite sul cellulare o di per game arena perché si va male. cioè dalle partite che poi si fanno appena i 5 minuti, ma avrei 10 minuti adesso devo aspettare l'appuntamento dopo per fare l'incontro con l'idraulico, quasi quasi, eh, bah, e poi giochi a bomba. Quindi. Bene. Allora, io vi ringrazio ancora per la vostra compagnia e per la vostra partecipazione. cioè Siete voi, alla fine, che fate questa trasmissione di High Five. Cioè, io vi metto davanti le cose, ma davvero se non ci fosse il vostro entusiasmo la vostra, il vostro interesse a farmi domande eccetera boh leggerei un elenco e sarebbe un po' finita lì quindi grazie sempre credo che ma tenete d'occhio sempre la chat telegram canale dungeon dice tutti i vari social dungeon dice che high five si fermi ad agosto quindi probabilmente ci rivedremo a settembre nel caso sarò contento di riprendere le vostre cose e tenetevi segnato quello che avete giocato in vacanza che sarò molto curioso di scoprirlo grazie a te teo aspetta che mi chiami per giocare con Vale Alberto, eh dobbiamo fare dai Bu buona estate Love Sawyer, grazie molte, vi dico buone vacanze, godetevi questa estate, se non ci ribecchiamo a settembre altrimenti magari ci vediamo a Gioca Osta che è la se seconda settimana di, di agosto. Vi ricordo il 13 luglio, se no, al Picnic Ludico. Ci vediamo a Castellazzo, giochiamo, torna al picnic ludico. Dai, ci mettiamo lì, mangiamo, coperte per terra. Ci sono i tavoli, c'è l'ombra. Guardate il mio video che vi dice tutte quante le informazioni. Niente, non mi resta che salutarvi. Con un ciao, e alla prossima!